servendo una, questa la ragazza stava, stava servendo il cliente. Io avevo la, la, la cuffia nera, tutto, no? Entro e entro così: buongiorno ASL. Ma l'ho detto col tono del finanziere fallito che è finito a fare l'ASL. Finanziere fallito. Sì, perché neanche finanziere si è andato a lavorare per l'ASL, inguaiare i cristiani che lavorano. Oh, ma non inguaiano i cristiani, chi mangia poi? No. Però no, come no? Quelli sono anticorpi, ma che cazzo ne sai? L'ho detto col tono di chi già sa che tu non sei in regola e ti ha trovato qualcosa. E lei ha fatto proprio... No! Ha fatto proprio così, no! E poi ha detto, parlo, no, mi scherzi, non mi piace, non mi scherzi. Com'è il nome del locale? No, in realtà il locale è nuovissimo. Sì. E lei, lei solo che credo che non si sia mai trovata faccia a faccia con una situazione del genere. E quando arriva... qualsiasi controllo, no, in qualsiasi cosa, semplicemente la per prima la gente... cosa è, siamo in Italia, raga, dai, non no, prendiamoci semplicemente per la gente che lavora, lo Stato è un nemico e quindi cosa sbagliata, no, no, ai tuoi padroni. Allora ragazzi, ragazzi, io non ho ti offrirei da bere, ma non puoi non bere col passamontagna. Io però una Monster me la prendo. Prego. Beato a te. Intanto abbiamo scoperto che lo sbirro è totalmente free, non ha fidanzate. Non è vero. Vabbè, come fai a quella ragazza? Lavoro statale, casa di proprietà dei nonni. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi si comincia così un po' in divertente perché comunque la live sarà molto intensa. Uno, perché andremo a ascoltare l'ultimo pezzo del buon Sbirro Qualunque che è appena uscito. E seconda cosa, perché comunque ci sono veramente tante cose da dire. Allora, io questa mattina ho già iniziato a rompere i coglioni ai ragazzi, anche a fare domande e a fare del contraddittorio io stesso, nonostante poi sia una cosa che appoggio. In realtà la mia idea è Sbirro comunque lavora perché sei stipendiato da uno Stato e rapper che in realtà nasce come antipotere. Bellissima, o attacco al potere. Non la sentiamo, no, dentro, ma, non la sentono. C'è una sirena, raga, c'è una contate sirena. Contate che per me è veramente un mood fighissimo perché c'è la sirena che gira. Se vuoi metto anche i lampeggianti lì, Sì. Che ci sono. Grazie intanto per il sub. Allora, ecco, la piccola premessa era questa, nel senso, comunque ci sono due scuole di pensiero, ma il discorso è che siamo nel 2022 e allora, a questo punto, ha ancora senso parlare di Stato antistato per quanto riguarda il rap o la comunicazione che viene utilizzata utilizzando il rap? Aspetta, non è una domanda, è una premessa. Ok, non stavo rispondendo. Okay. Io mi faccio un attimo da parte e direi che cominciamo questo bellissimo viaggio nel ma io nell'ignoto. Purtroppo ti devo lasciare totalmente la conduzione in quanto non parlo con le guardie, leggerò solo le domande. Ragazzi, fino ad ora ha parlato con me, mi ha abbracciato, mi ha dato il bacino. Ma sei siamo un infame. Vabbè, ma devo fare questo quello come tutti quelli noir, che vedete, no? Nei video fanno bla bla e poi avanti. Poi iniziamo anche con le domande dei ragazzi a casa che sono tantissime. Fammi levare la multa. Pieno di gente che mi ha scritto delle multe. Ma io dici, non credo che lui possa farlo, raga. Massimo posso farlo io che sono da Radio Mobile. Senti, una cosa che volevo dire, come facciamo a sapere, visto che non hai neanche la divisa, perché giustamente non può, come facciamo a sapere che sei tu? Potrebbe essere qualsiasi casertano con un passamontagna. Junior Kelly, raga. Casertano perché? No, uno perché campano, ma non di casertano. Ma io sono stato più specifico. Allora, tu che per entrare nelle forze armate hai fatto i test, i quiz, sei abituato. Abbiamo una domanda tipo quiz, proprio veloce, fast, che se rispondi sappiamo che sei veramente un poliziotto. Vediamo se posso rispondere. Se puoi rispondere, però è un po' la prova del 9. Allora, devi solo finire la frase, no? Meglio un giorno da leoni che un giorno da infami con me. No! Che c'entra una pecora. Ok, è lui, raga. Ok, è lui, l'abbiamo fatto. Il quizzone, okay, Saturno contro quiz. Che è molto fan tua, tanto che gli piace il tuo lavoro statale e vorrebbe accoppiarsi. Sì. Dice: chiedetevi se ha tatuaggi o ha dovuto farsi togliere prima di entrare in polizia. Non li avevo prima di essere entrato in polizia, me li sono fatti dopo in posti comunque coperti. Ok, perché lei è tatuatrice. Quindi no? In faccia. Sì, ovviamente, perché tu sai dietro la scheda grosso sublegge libertas con la, sai il logo con la bilancia. C'è qualcuno che magari ha cose del genere. Sì, però, sai, allora io volevo fare il militare, però volevo fare il carabiniere, lo dico perché la divisa è molto più figa e solo perché poi ho detto mica poi mi tatuo il plutone. No, posso, sono legittimato a tatuarmelo, legittimato da sì, vai, vai. Bene, detto queste belle cazzate che abbiamo raccontato. Perché? No, perché, per carità. Entriamo nel vivo.
Il vivo è, allora, abbiamo avuto un periodo dopo pandemia dove è aumentata questa situazione maranza in Italia. Noi li chiamiamo maranza, ma una volta si chiamavano truzzi, una volta si chiamavano noi addirittura a Novara li chiamavamo i mafiosetti. In campagna Cuozzi, quindi. Com'è? Guazzielli? Cuozzi. Cuozzi. Parlavici al microfono che non ti sentono. Cuozzi. Come i cocci? No, Cuozzi. Ah, non è una, non c'è un significato, No, è per appunto identificare i maranza, diciamo. Mm-hmm. Ok, il Cuozzi, infatti, grazie Daiman. Daiman, io lo dico sempre, fa parte di due categorie protette. Ovvero? La prima è napoletano e la seconda è di, del, no, no, non, diciamo, non del, ca- del, del grande continente africano. Ecco, ecco. Okay. E quindi in Italia, come sappiamo, qua è c'è l'iello nero. Ci sta. E lui dice Cuozzi, quindi ci conferma. Allora, dopo la pandemia, appunto, con l'uscita di questi maranza, tanti ragazzini si sono avvicinati alla musica rap, soprattutto quella fatta dai ragazzi di seconda generazione e che uscivano da dei quartieri molto difficili. Forse anche esagerando su dei concetti, e questo te lo dico anche assolutamente da ascoltatore di questi ragazzi. Io ho una visione, ma poi te lo dirò alla fine. Forse tu nasci proprio come antitesi, come nemesi, ma nemmeno come un'evoluzione naturale. Sì, diciamo che per far vedere il lato della medaglia che spesso non si vede, quindi il contrario appunto di quello che dicono i ragazzi, che comunque, come hai detto anche tu, al giorno d'oggi si fanno sentire dicendo per la maggior parte, che poi, come hai detto anche tu in un'altra diretta, sono bugie, no? Sono cazzate. Okay. Alla fine vengono magari anche da famiglie per bene, nulla di male. Comunque tendono a far capire che per fare soldi o per avere una sorta di hype devi trasgredire le regole, devi fare reati e cose del genere. Quindi è da lì che è nato quel progetto mio. E tu nasci però per andare contro a un determinato tipo di pensiero oppure a un determinato tipo di rap? Perché il pensiero... Sono d'accordo con te che poi se parliamo a prendere poi proprio le basi del rap è difficile trovare fuori dall'Italia gente che ha una base solida per cominciare, capito? In Italia abbiamo proprio dall'inizio tutti quelli che potevano permettersi, come dice sempre il Bombarro, di fare il rap. Ovvio. Era gente che di famiglia stava bene e che non aveva il pensiero di fare altro. Ok, quindi io sono d'accordo con te del dire i soldi, faccio i cazzi, ok. Però c'è anche da dire che quel tipo di rap viene portato da una fetta di popolazione, ma io adesso cito il povero Baby Gang, che per me ogni volta che qualcuno va in galera non mi piace mai. Quindi, a nessuno piace. Quindi io dirò sempre povero Baby Gang. Il povero Baby Gang che in questo momento c'è una situazione di merda, che però raccontava effettivamente quello che succedeva in un quartiere. Assolutamente, ma il problema, sai qual è? Che in tanti possono venire comunque da situazioni molto più disastrose comunque rispetto per esempio a quella che era la mia o alla vostra. Il problema è che quello che dico io, il rap è appunto uno sfogo, quindi ci sta che tu parli della tua situazione, di come ne stai uscendo, di come stai provando ad uscirne, anche quindi parlando con chi ti ascolta, no? Però io non credo che il modo giusto per farlo sia il vantarsi di dire io continuo a fare, che ne so, scippi, okay, e cose varie. Quindi finché tu parli però, di una situazione di cui sai cos'è? Ti interrompo solo per dirti questo. Non pensiamo che i vari Seven Zoo fino a poco tempo fa facessero chissà quali soldi con la musica, perché non potevano fare concerti. Non glieli facevano fare con la musica, Spotify, video. Prendi cazzi di soldi, ti fumi due canne e sono finiti. Quindi è anche comprensibile che comunque dei trusci ha dovuto comunque tenerli ancora attivi. Capito? Che senso? Cioè, tu quindi stai scusando? No, dico che è normale. Tanta gente dice: ma adesso sei famoso, perché continui a farlo? Essere famoso non vuol dire essere ricco. E in più, nella sua situazione, lui non poteva andare a fare il commesso o andare a fare il call center e poi fare il rapper. Sì, però ragazzi, perché c'è tutto un gioco di credibilità. Ho capito. Quindi tu per essere credibile devi per forza continuare. Io analizzo. No, io sto analizzando con te. No, nel senso, io non la vedo come una scusante. Cioè, nel senso, stai riuscendo a fare quello che vuoi, poi per andare a cercare un po' più di fama, quindi devi spendere più soldi comunque per sponsorizzarti, magari cose varie. Sì. Vai a fare reati e questa è la scusante, cioè non ha senso, anche perché i reati vanno sempre
poi contro un'altra persona, quindi vuol dire che tu per il tuo bene stai andando contro un'altra, e penso sia una fonte di vigliaccheria e infamità. No, non ha senso. Quindi... è lo stesso sopruso che tu lamenti da parte dello Stato, tu però lo fai a un altro privato. Cioè, quindi... Sì. Se sei una persona normale non puoi diventare ricco legalmente, specialmente pagando il 50% di quello che guadagni in tasse. Non lo so, io e Barlo ci siamo levati da una situazione incredibilmente sotto lo zero. Noi lavorando... non siamo ricchi, però ti dico che... almeno mangiamo, lavorando legalmente e pagando le tasse, cazzo. Porca puttana, il problema è che molti associano fare i soldi con il farne tanti. Cioè, nel senso, schifo, il fare... lo schifo di soldi in più. Alla fine, se tu riesci a prendere una situazione economica per vivere bene, far vivere bene la tua famiglia, se vuoi cercare altro, quello è tutto in più. Però a sto punto vi cito anche Fedez, che in un'intervista lui comunque ha dichiarato che tutte le tasse le paga comunque tutte in Italia. Eppure lui penso che è ben messo, sia lui che la moglie, non ha mai fatto nulla contro lo Stato. La moglie è più ben messa. Però anche lei non ha mai fatto nulla contro lo Stato, però si sono fatti, magari venivano da situazioni familiari già benestanti, però si sono arricchiti molto di più. Sì, cioè, credo che per Chiara sì, per Fede non sono sicurissimo. No, io penso che Fedez si fatto parli suo, però di lavoratori comuni, a meno che non... cioè, di gente normale, di operai normale primo livello. Io ho il mio migliore amico che comunque non ha mai vissuto in una situazione familiare di stare bene, però lui si è aperto una fabbrica con pochi soldi che aveva a disposizione e a quest'oggi vive bene. Ha fatto i suoi sacrifici, svegliava ogni giorno alle 4 per ritornare a casa alle 10, si è fatto i suoi sacrifici e ora sta bene. Ora può permettersi di non svegliarsi alle 4 ma di svegliarsi alle 8 o alle 10, quello che sia, e andare a dormire molto presto. Quindi è un fattore di sacrifici, fare sacrifici. Certo. Cioè, pure io, al di là di quello che si può pensare, si può dire battutine, io per arrivare dove sto adesso... io ho fatto giorni chiusi in casa pur di realizzare il mio sogno e mi sono fatto il mazzo. E nonostante io vengo da una buona situazione, non ho mai accettato questa buona situazione, nel senso che non sono mai stato il tipo che andava dai miei genitori a chiedere soldi. Me li preferivo guadagnare facendo i mercati e cose del genere. Beh, altrimenti non avresti fatto un lavoro come il poliziotto, cioè c'erano i genitori che potevano darti dei soldi, credo, no? Sì, cioè, no, perché comunque andare in mezzo alla strada non è così semplice. Ti ripeto, io, i miei genitori magari volevano più che io facessi qualche lavoro a parte più tranquillo, diciamo. Quindi i tuoi genitori erano comuni di noi, bravi genitori. No, vabbè, loro volevano semplicemente che non rischiassi quello che comunque si rischia facendo il nostro mestiere. Però io ho sempre fatto, ti ripeto, prima di fare questo io ho lavorato per un'agenzia immobiliare, il che voleva dire svegliarmi alle 8 e tornare alle 8 di sera sempre in giacca e cravatta, curare la gente. Me ne sono andato per quello, ti dico la sincera verità, perché non mi piace il modo di ragionare. Io facevo le truffe per l'Enel, legalizzato dallo Stato. Ma sono truffe. La Curo ti chiede quanti anni hai e da quanto fai il poliziotto, perché sta cercando di calcolare l'ISE. Proprio per quella cosa, allora, di accoppiarsi. Allora, gli anni sono tra i 25 e i 30. E in polizia, diciamo, da meno di 10. Madonna, poi voglio sapere molto dei tuoi colleghi. Te l'ho già fatta questa domanda, ma la voglio approfondire. Dei tuoi colleghi, di cosa ne pensano. Comunque, io per rispondere alla chat, no, non è Riccardo Rosario. Io l'ho visto senza passamontagna e non lo è. Quindi tranquilli, era la mia paura anche. Era un tizio che un po' di truffine le fa su YouTube e Twitch. Quindi dicevo, magari questo è lo stesso, però questo almeno sa repare, raga. Guarda, non sa fa un cazzo. Ecco. Detto questo, scusate, piccolo, non voglio dire, no dissing, è solo gag. Vai, Barlo, scusami. Allora, io ho solo domande malmostose, quelle che fanno la chat. Però se invece vogliamo intanto chiedere qualcosa di più, ho anche una domanda malmostosa di un tuo collega. Oddio, è vero, tu non so se lo sai questa cosa. Ah, c'è un altro poliziotto che verrà qua settimana prossima. Ma davvero? Ma cosa, non la sapevo neanche io, però scusa. Conformemente ai nostri cazzo di impegni. Come si chiama? Vi rispondo subito. Se è quello che... Esso si chiama, dice, io rappo da prima di lui. R, con la R? Sì. Ok, non fate nomi perché non voglio. Va bene, se non vuoi. Però questo... No, vi spiego. No, aspetta. Io non sono contro. Mi ha detto... un poliziotto non può mettersi alla pari dei criminali e dissarli, perché anch'io rappo, però rappo di altro. Se no, mi metto a fare i dissing, mi metto alla pari dei poliziotti. Perfetto. Ma noi che guardavamo i giustizieri della notte sappiamo che
Vabbè, l'avete visto. Ok, ossia, boh. Dico, innanzitutto, prima cosa, senza fare nomi, sì, avete ascoltato qualcosa di suo? Ancora no, perché no, volevo ascoltarlo quando, con lui in live. Ok, quando lo ascoltate, magari in privato, senza fare, mi dite quello che ne pensate. Ma non per niente, no, per cattiva. Raga, i gusti sono so gusti. Come dicono però le mosche. Io sono sempre, nonostante lui continua a fare questa cosa, che io non so perché lui, tra virgolette, mi viene contro quando... Che sei più grosso. Ma non ha senso, sai perché? Perché quando ho iniziato il progetto è stato il primo che volevo includere al suo interno, nonostante magari musicalmente a me non piace, però per magari a te può piacere. L'obiettivo, il fine è lo stesso, no? Quindi sì, è una mano in più per arrivare dove vorrei arrivare io. E lui, la prima cosa che mi disse: tu non sei un contatto fake, non sei nessuno, bla 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 bla, come faccio a sapere chi sei? Io dissi: guarda, abbiamo un collega in comune. Ah, gli feci nome e cognome del collega. Bam, bam. Però tu già, perché ti sei posto così, io te non ti dirò mai chi sono, perché non hai rispettato quelle che sono le mie idee. Gli ho fatto il nome del collega, il collega è stato contattato, non gli è piaciuto, mi ha bloccato. Perfetto, così va benissimo. Io sono uno che non si ti lega. Ti ha bloccato. Lì. Sì, per farti capire. Agosta, cioè ti blocca. No, vabbè, no, raga, raga, però tutto no, questo, tutto questo blocca. Poi per risbloccarmi, per risbloccarmi quando è uscito chi è lo sbirro. Ah, che ha fatto un botto di visualizzazioni, no? Ah, mi ha risbloccato, ha fatto un'intervista dove diceva che io mi ispiravo a lui. Cosa che, se proprio sentite pezzi, potete capire benissimo. Ok, che è così. Un altro stile, diciamo, sì, mettiamola così. Per e essere bravi. Mi contattò di nuovo, sempre stessa cosa. Io dissi: guarda, io ho a disposizione, nel senso, finché vogliamo arrivare a un compromesso, nel senso, per il bene, il fine comune, parliamone. Io voglio sapere chi sei, se no non faccio niente, perfetto. Io non ti dico chi sono, nel senso, nel momento in cui magari ci incontriamo, comandante come Alfa, fatto... No, ma poi io con un altro ragazzo, sempre un collega, mi ci sono conosciuto, perché lui è stato il primo a credere in me. Lui streama su Twitch, sui okay, giochi, okay. E con tanto piacere io c'è detto un io tuo a lui, collega che streama videogiochi su Twitch? Sì, GTA. Te lo stavo GTA? Per dire. Sì, sì, però lui fa, no, il poliziotto. Però, no, sì, lui fa il poliziotto. Ragazzi, intanto GTA, in GTA, no, ragazzi, c'è un mondo, sì, bellissimo che non, sì, conosco. Cioè, proprio puoi fare polizia, il poliziotto, carabinieri, in GTA. Sì, 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 puoi, sì, fare, sì, il mavimento, puoi fare di tutto. Io non lo sapevo nemmeno, beh, io, beh, perché è sono una capra. Finalmente può sparare agli immigrati. Non ascoltate, ragazzi, non è bello. Legittimato in game. Comunque è gioco. Io con questo ragazzo subito ha creduto nel mio progetto e abbiamo tuttora, ci sentiamo per messaggi. Gli ho detto: io vieni da me, ci conosciamo, ho piacere a farmi vedere da te, no? E ci siamo conosciuti. Lui ha continuato a dire, io ci ho detto: guarda, io vorrei mettermi tranquillo a livello lavorativo, perché non voglio che questo personaggio si mi precluda il fattore lavorativo, perciò ho un passamontagna. Lui: okay, no, se non mi dici chi sei, non ti fai vedere in faccia, io non ti dico nulla. Quindi mi ha anche omesso l'aiuto, ah, che a me serviva, perché lui, l'avete visto, non so, comunque va pure in TV. Sì, no, io, sì, non ho lui, idea, allora, di chi lui sia. Sai, normale, i giornali, le TV, sai, il servizietto ogni tanto per il rap da oratorio lo fanno, sì, hai capito? È proprio detto, è perfettamente detto quello che penso. E vabbè, comunque, che fa? Cancella tutta la conversazione mia. Ovviamente io ho gli screen. Certo, mi no, sbirro, ma sai perché? Perché il mio progetto l'ho portato avanti io insieme al mio amico. Okay. Quindi qualsiasi cosa passa per il mio profilo, compreso anche le vostre conversazioni, io passo tutto al mio migliore amico. Ma perché ne parliamo? No, ne parliamo, no, è giusto, tutti. È giusto, lui ha cancellato tutto. E poi iniziato a farmi all'improvviso lui a me una sorta di dissing, dove diceva che io allontanavo i giovani quando... In realtà io, per quello che ho visto, cioè, sono nell'ultimo io, sono io che dico stato... no, non deve fare, quelli mi dicono no, ma che cazzo dici? Nell'ultimo anno sei stato un prodotto, e parlo a livello musicale, un prodotto un che ha attirato molta, molta, molta attenzione. Al di là della live simpatica che abbiamo fatto anche no, con Aurel. No, vabbè, sì, ma quello si fa pure per ridere, no? Lui sì, invece ha detto, mi ha accusato di questa cosa, quando comunque, perché mi ha accusato? Perché il mio modo di rappare è molto più... aggressivo, sì, perché non mi metto a fare le canzonette come tra virgolette fa lui, che per l'amor di Dio, ti ripeto, è bellissimo il messaggio, quindi io lo supporterò, lo supporterò sempre a prescindere, anche se mi potrà dire le peggio cose, sì, io per me se posso aiutare aiuto sempre. Ma lui è polizia, però, anche lui? Sì, però lui fa tutto volto scoperto perché è spinto. Ok. È spinto, no, spinto non raccomandato, sia chiaro, è spinto, no, nel senso che lo fa per la polizia. Lo fa, cioè, per la polizia? Sì, sì, io invece lo faccio per i giovani, capito? Il mio ragionamento è completamente diverso. Io, okay, non faccio propaganda per arruolarti. Questa è importantissima, in questa cosa. È l'attitudine. Sì, no, diciamo, proprio propaganda per arruolarsi. Diciamo che lui è il rapper mainstream della polizia. No, è un rapper dello Stato. No, io cerco di essere semplicemente vero in quello che e dico. Lui era l'underground, volevo fare una analogia. Ok, scusa. No. Beh, comunque, no, alla fine... fatevi i cazzi vostri, tranquilli. Sì, si ridono. Rientra tutto. Raga, è arrivata. Vabbè, vai. Cosa? No, niente. Beh, alla fine si è riconcluso con tutto, che mi ha fatto questo video dicendo queste cose. Fortunatamente. Ma ti ha dissato col rap?
ma non penso nemmeno lo faccia. A parte perché se cadi in una bassezza unica, cioè vedere due dello stesso lato che litigano, per me proprio già così lo stai facendo. Però se lui fa parte per primo, se parliamo di rap, io sicuramente non mi tiro indietro. Ma spero non lo faccia perché sei una bassezza unica. No, perché dice che tu non devi dissare i criminali. Ma ragazzi, perché ma voi l'avete... sei sullo stesso piano. Però poi tu, lui ti disse manco rappando. Almeno ora Elta ha fatto il dissing, dici. Tanto vabbè. Quanto almeno l'ha fatto il rap. Vabbè, lasciando stare l'altro personaggio, però anche io. Se dopo vogliamo fare, vedete voi, anche voi da soli, vediamo analizzare da soli. I dissing mi dite dove sono gli insulti alla persona. Io ho fatto solo insulto al personaggio, tra virgolette, certo. Non è un insulto. In più di, tra virgolette, consigli, nel senso, tipo a Nico, ho detto pensa bene cosa fai quando tutti andranno via, no? Mm-mm. Il mio è un consiglio per dire fai il duro, alla fine tutti quelli che dici che sono attorno a te sono tuoi amici, nel momento in cui tu rimani senza niente scompaiono. Sei andato a trovarlo, Nico? Che poi ho mandato un messaggio, io ho mandato un messaggino. Okay. Senti, invece io lì ci sono rimasto veramente male perché quella settimana sarebbe dovuto venire in live da noi. Ah, mi hanno bloccato. E quindi purtroppo io gli voglio... Vabbè, avete trovato un degno sostituto. Ecco, bravo. Allora, questa cosa che stai dicendo appunto tu del rap polizia non polizia e del pro è un po' quello che avevo io pensato di quello che fai tu, nel senso il rap della polizia se è fatto da un ragazzo che lavora in polizia è un discorso, ma il rap pro polizia se è fatto da uno che viene comunque per portarti non ti porta niente, secondo me non serve proprio perché è proprio l'antitesi a quel punto, là perdi la credibilità. È lo stesso discorso, tu hai visto che adesso ci sono tanti preti su Instagram, alcuni preti sono andati anche da Fedez eccetera, ci sono preti che si vede che è chiaro, palese, messi lì dalla curia per fare propaganda, fanno anche i seminari tipo sì. Sai quelli che fanno i manager motivazionali, gli speak, no? Pagati tanto. E poi ci sono altri. Fanno per passione, per far conoscere quello che fa. Io seguo un prete di Genova che fa l'oratorio e tutto, lo seguo perché vedo che è puro. Capito? Sì. Io non sono ateo, ma sono sicuramente cattolico cristiano. Però lo seguo perché mi piace che lui la sua fede la trasmette in modo sincero e genuino. Ma poi pure se non la provi, però ti porta comunque a conoscere qualcosa di suo, no? Lo seguo perché mi sta simpatico, punto. E gli ho anche scritto, no? Invece altri che dice mica sei lì a dirmi no, le cose. E poi quando ti mettono con le spalle al muro sulle cose, non sai cosa dire, balbetti e ghosti le persone. Detto ciò, è lo stesso discorso, no? Cioè tu fai un prodotto, sì, io sono un poliziotto, però rappo per i ragazzi, sì. I ragazzi che non vogliono stare da quella parte della barricata. Assolutamente. Ma infatti io, cioè, ti ripeto, non è che faccio il rap per la polizia. Cioè io faccio il rap facendo capire che anche qualcuno che sta nelle forze dell'ordine può farlo benissimamente, che comunque se lo sai fare a prescindere dal mestiere che fai. E quindi non bisogna appunto precludersi come quelli che dicono tu no, sei poliziotto non puoi fare il rap. Non è una cosa proprio insensata. Guarda, io intanto vado a cercare poi il video perché poi lo devo adesso vedere. Adesso facciamo anche una bella reaction all'ultimo suo video. Singolo. Vuoi fare due domande e risposte dal pubblico? Che vedo che c'è veramente un sacco di gente che chiede, ma veramente un sacco. Sì. Oggi mi piace tanto la chat perché questo tuo spezzare totalmente il pubblico è interessantissimo perché è uno studio su quello che è l'evoluzione. E a me piace il fatto di averti sempre qua in live, nella terza volta ormai che ci sentiamo, a me è particolare, è come se ci stessimo, tra virgolette, guarda che è una roba brutta da dire ma sembra che me la sto menando, ma sembra che stiamo scrivendo una pagina di qualcosa in Italia, ma guarda, che io non lo esiste. Lo spero perché io miro a una sorta di cambiamento, capito? Non è che voglio cambiare il rap, sia chiaro. Non sono nessuno per farlo, però almeno far capire che dietro appunto un uniforme c'è un ragazzo come lo sei tu. Ma io penso che anche questa noi roba, ci divertiamo. Cioè. Credo che questa sia una roba soltanto italiana, perché a un certo punto credo che in America non potrebbe funzionare, a parte il tipo che faceva la guardia carceraria, credo possa proprio funzionare proprio per l'attitudine alla violenza che hanno in America. Sì. Dipende come la, cioè, secondo me, come la imposti, perché alla fine se tu riesci a non farti prendere per cazzaro pur restando puro, secondo me riesci, perché altrimenti dico che la soddisfazione mia più grande è trovare gente che mi contatta dicendo che magari
odiava la polizia, okay. Poi ha capito che comunque era una cosa no sense, ha parlato con me, gli ho dato due risposte, non ti dico che ora è pro polizia, però ha cambiato visione. Anche confusi. Perché in America, guarda, non sono tanto d'accordo con te Dani, perché ci sono tanti poliziotti afroamericani, tanti soldati afroamericani, a questo punto se c'è tutto questo, non c'è stato ancora apertamente un poliziotto che rappa. La differenza è però, non è l'essere afroamericano ma essere rapper, quindi rappresentare un'idea, cioè, ma guarda che lì è molto più radicata, a parte l'hip-hop. Kanye West, tu dici vabbè, ma Kanye West allora aspetta, io Kanye West domande. È il più pop di tutti, voi io, non avete capito esatto, un cazzo. Io ho delle domande, tanti ragazzi mi fanno la domanda un po' da bimbo minchia, però è giusto fartela. Se puoi rispondere, o comunque cerca di rispondere in modo da non inguaiarti col tuo lavoro. La marijuana in Italia è politica. E mi dicono, ma voi rovinate la vita ai ragazzini che si fumano le canne perché porti denunce, cert, e da lì poi può essere una discesa verso un ritorno, perché da lì può essere la prima testa di un domino, no? Magari uno per due canne lo mandano al cert e da lì è tutto. Questa cosa qui me la chiedono in continuazione. E poi ti dirò una roba sui poliziotti e la marijuana che avevamo portato in live. Allora, sul fatto del ragazzo che magari viene fermato, poi vai, fa una discesa, diciamo, perché incolpare la polizia? Cioè tu stai incolpando chi fa il suo lavoro. Poi se decide di declinarsi, il problema, tra virgolette, è del ragazzo che lo permette. Perché se tu il ragazzo capisce invece l'errore e... si fa forza, dice io così non devo vivere, si rialza, però no, di quello che viene dopo non puoi dare la colpa a uno che ha fatto semplicemente il suo mestiere, perché altrimenti non serviremo a nulla. Però è sbagliato totalmente il concetto di riabilitazione dopo. Quello sì, ma quello non dipende da noi, ma adesso cioè, ho capito, però se c'è una falla continuare a sbagliare e continuare allora che fai, non fermi più, no, però magari riscrivere. Ma riscrivere, lui è difficile, non la fa, certo, tutto per carità, quello che vuoi tu, ma certo, non dipende da noi. Noi siamo le mani, cioè nel senso, certo, se io quella cosa è legale, è illegale a prescindere. Io ragazzi, parlatevi con la trelina che è legalizzato dallo Stato. Anche la codeina. Io facevo Campari di trelina a 15 anni, col fazzoletto, ferrami, sì, e nessuno mi rompeva le palle, perché passava gli sbirri, cioè, bravo, bravo che non è un marijuana. Ti faceva stare bene? No. Allora, perfetto, la risposta è questa. Però... perché fare una cosa che non ti fa stare bene? Su Rai 2 c'è stato un bellissimo programma che io ho portai in live su Twitch, che si chiamava Lo Squadrone. Ed era una miniserie di 6 puntate sui cacciatori di Calabria, che cercavano i latitanti di 'Ndrangheta. Sì. E parlavano esattamente di questo problema della marijuana. Perché? Vai Dani. Interrompo un attimo. Oltretutto, se siete interessati, Fedez ha fatto uscire Muschio Selvaggio con il capo dei ragazzi della Calabria. Lui è il numero uno. Io uno dei suoi ragazzi. Lo seguo. Beh. Allora, guarda, per quanto... per quanto no, io... non è tanto. Là è mettere molto da parte la propria vita. Non è che vai lì a fai 6 però mesi. Però tante robe, lo farei. Allora, io vi dico la verità. Per quanto io abbia una repulsione, e lo sapete, verso un determinato tipo di attitudine e di atteggiamento delle forze dell'ordine, cacciatore di Calabria e quel signore lì per me è numero uno. Ti posso dire una cosa? Tu va oltre, secondo me. Da lati tu vedi quello che c'è dietro all'incarico, nel senso, tu come a te ti piace perché? Perché l'hai visto bello convinto, ti ha convinto di quello che fa, perché ha le palle quadrate bravissimo. Non ha è quello cazzi, che io voglio gratteri, far capire. Gratteri. Cioè raga, è un mito, cioè ragazzi, ha dimostrato proprio che vuole fare. E fa, poi soprattutto andando da Fedez, hai dimostrato anche di saper parlare ai giovani, di non essere di mentalità chiusa e dire no, io non posso andare da Fedez perché parla solo di cazzate. No, anzi, lui ci è andato sapendo che parlava ai giovani. È stata una mossa spettacolare, perché così arrivi. Io ancora non ho visto quella di Fedez, l'ho vista in tantissime robe, anche fatte della 7, cioè tanti documentari che hanno fatto appunto su questo tipo di squadroni, e soprattutto sulla Calabria, e per quanto riguarda proprio la marijuana o comunque le droghe, visto che in quelle parti, da quelle parti ci sono paesi. Ma lui, come benissimo, dice Gratteri, non si parla di marijuana in Calabria, si parla di altro. Ok. E chi muove marijuana non è di certo un pesce grande. Esatto, infatti dicevano che il discorso della legalizzazione non si fa perché è un monopolio esclusivo delle mafie, e i ragazzini che non hanno lavoro in Calabria, perché spesso non c'hanno
vivono in Italia, in Calabria, senza le fognature, le case senza l'acqua, e dicono: o mi faccio la piantagione e prendo quei soldi lì, oppure niente. E i poliziotti giù lo sanno, e quando li arrestano gli piange il cuore. E per quello che non si legalizza la droga, perché è un business esclusivo dell'andrangheta. E questo è agli atti, sì, si sì. sa. E quindi è quello. Io ho sempre detto: ragazzi, se voi tutti cannaioli di merda per un anno smettete di fumare, fate crollare il mercato, e allora la legalizzano, perché l'andrangheta dice: hai visto, boh, non c'è più business, prenditelo tu, Stato, non me ne frega più niente, tanto... faccio altro. Ma siccome per voi è più importante sballarvi e piangere perché arrestano, piuttosto che fare una scelta di campo e prendervi le palle in mano e dice: adesso io protesto. Bravissimo. E boicotto per un anno, poi ti ricominci a sfondare. Ma ti posso dire la mia: nel momento in cui verrà magari legalizzata, se verrà legalizzata, succederà che chi ne fa uso diminuirà sempre di più, perché alla fine non è più quella cosa che dici: sto trasgredendo, perché alla fine è sempre quella la cosa. Sì, raga, fidati, ad Amsterdam così sta succedendo, si sta abbassando totalmente chi ne fa uso, perché non è più una cosa che lo fa proprio quello che ne ha bisogno, cioè che gli piace stare rilassato, lì ci sta. Però se vogliamo vedere la trasgressione, diciamo, ma proprio le percentuali, ragazzi, sono una diminuzione totale. È chiaro, cioè nessuno di questi ragazzini va al bar a farsi i giri di amari come facevamo noi. Perché è legale, non è figo, non ti fa sentire un duro, un macio. Capito. Allora, senti, questa era per chiudere la parte cannetta che avete rotto i coglioni. Facciamo, e poi io sono stato contro l'utilizzo delle droghe per anni, straight edge, comunque filosofia americana, eccetera, eccetera. Negli ultimi anni sto pensando, cioè ho rivisto proprio quell'idea, e secondo me la legalizzazione per quanto riguarda l'Italia farebbe, ma questo è un mio pensiero, ovviamente può andare contro lo Stato, però purtroppo io penso che la legalizzazione in Italia sarebbe un grande salvagente per tante situazioni. Ma alla fine come tutto, non solo in questo fattore, si può tutto migliorare, cioè raga, quante cose non vanno e se le migliori possono andare. Certo. Purtroppo è una cosa che sta proprio ai poteri alti, che non tocca a noi decidere, ti ripeto, noi siamo il braccio e facciamo quello che deve venire fatto, perché è ritenuto giusto. Hai mai rifiutato di eseguire un ordine che secondo te era sbagliato, tipo manganellare gli operai? Non hai mai, raga, non si hanno questi ordini. Se succede, lo fa ovviamente. Io ho fatto l'esercito, sono sempre stato il tipo che non lo dico per vantarmi, perché non ne ho bisogno. Anzi, magari chi fa il mio lavoro spero comunque capisca. Non sono mai sottostato a cose che per me erano sbagliate. Okay, da noi il grado è importante, quindi è chiaro, se arriva un ordine cerchi di farlo per quello che puoi, però se a me mi dicevano una cosa che per me non aveva senso, io non mi sono mai stato zitto, e ti dico di più, quando fai così vieni visto con un altro occhio rispetto a quello che qualsiasi cosa ti dice. Sì. Io ti dico che nell'esercito me ne sono fatti litigare sempre per cose giuste, perché comunque magari una determinata cosa a me non mi stava bene, ma no, perché io sono una testa di cazzo, io faccio le cose che per me sono giuste, poi se tu mi spieghi il perché la cosa che per me è sbagliata è giusta, alzo le mani. Ma poi abbiamo visto tante manifestazioni anche durante il Covid di tanti tuoi colleghi che si sono tolti il casco e hanno manifestato quei ragazzi, c'è ancora questo risveglio di coscienze anche da ragazzi, prima alla fine, magari cioè, era... come ti ho detto, siamo ragazzi, ognuno con idee, con sentimenti, cioè pure a noi non è che un ragazzo che viene contro e mi dice sbirro di merda o insulti a non finire, mi insulta la mamma, non mi tocca, non faccio sembrare che non mi tocca, perché devo mantenere la mia professionalità, però c'è sempre un cuore dei sentimenti, no? Quindi è normale che lo senti. Certo. Diciamo che molte volte ci si dimentica che dentro la divisa c'è una persona, un ragazzo, soprattutto giovane, che ha l'età dei ragazzi che lo insultano. Che poi stiamo facendo, comunque la maggior parte di noi fanno sacrifici, perché spesso siamo molto lontani da casa e molto ognuno con i suoi problemi. Io personalmente ho dei problemi a casa non banali, abbastanza gravi. Rispondi a questo. Ragazzi, sono poi stato a 9 anni, cioè sono stato a 900 km di distanza. Madonna. Non è bello, sapendo che a casa ci sono dei problemi. Quindi sono sacrifici. Rispondi a questo, così poi. Ma parliamo del fatto che non. Vabbè, questo l'avrà scritto qualcuno che non sa ascoltare. Scusate, devo ripetere la domanda, perché magari chi la guarda in differita non la legge. Parliamo del fatto che non ha fatto un pezzo suo, tutte cover di altri rapper per dissarli usando il loro beat e il loro flow. Se so farlo, anche se sono sbirro, posso farlo. Non lo hai fatto vedere, lo vediamo adesso. Una cosa solo se posso. Questo non sa ascoltare, perché se ascoltate quello che lui conosce, perché ovviamente si vede che non conosce le cose che stanno su Spotify e su YouTube,
anche i dissing, se io ho seguito leggermente Flow è stato solo per la piccola parte che magari era quella parte più conosciuta, perché è lì che tra virgolette c'è il genio, certo, che io ti attito a sentirmi, e poi il restante era Flow mio sulla loro base, genio guastatore in questo caso. Senti, parlo, come si chiama quel rapper americano che mi diceva Jacques che dissava le persone prendendo il loro flow, che è famosissimo? Non era 21 Savage? Chi è che ha fatto il disco con 21? Drake. Forse era Drake. Drake fa la stessa identica cosa. Perché non gli cagate il cazzo a Drake? Perdonatemi. Non è un poliziotto. Lil Wayne, era Lil Wayne. Era Lil Wayne, ok, certo, grazie, ok. Grazie, vabbè, grazie, comunque, grazie. Lo fanno anche in America. Lil Wayne. Ok. Non è detto che quello che faccio in America è tutto giusto. Comunque. Sì, sì, ma me... ci seguono, quindi sanno. Allora, intanto io, se dobbiamo parlare, raga, di roba tecnica, io vi posso assicurare che è un ragazzo che, se non dovesse fare il poliziotto, sarebbe un emergente. Sì. Nel senso che hai una curva di crescita gigante perché non è il suo primo lavoro. È ovvio che uno sciva a 22 anni ha più tecnica perché ha sempre vissuto il rap in una certa full maniera. Full immersion. Qua parliamo di una persona che ha un lavoro, che fa una professione e che vuole comunicare una cosa col rap. Quindi se no, non si può parlare di tecnica, perché altrimenti dobbiamo andare nei ghetti americani dove erano dei cani a rappare, sì, confronto a roba che c'è adesso, sì, e di gli non sei capace. No, uno deve imparare, ha una curva di imparare. Guarda, intanto imparare, ti dico, intanto c'è un testo, c'è un cazzo di conscious, nel senso, stai dicendo delle cose sentite di cuore che è già più di quello che fanno gli altri rapper. Il flow non mi ha fatto schifo, il timbro mi piace in questa canzone, tra le altre cose, rispetto a magari Shiva che mi fa cagare il timbro, o Marra che è il miglior rapper del mondo con la zeppola, voglio dire, per dire. Quindi i gusti sono gusti, e invece le cose tecniche sono cose tecniche. Esatto. Cioè, qua si parla di, scusami, qua si parla di una roba che ha un messaggio. E allora, se noi utilizziamo il rap per mandare i messaggi, che sia da una parte o dall'altra, non me ne frega un cazzo. Hanno utilizzato il rap anche per mandare messaggi di destra. Cosa che non dovrebbe mai succedere, perlomeno per quanto riguarda la storia del rap. Come uno sbirro che manda messaggi pro-life nel rap. Eppure, cazzo, siamo nel 2022. Allora, se ci vogliamo interrogare sul se è giusto e sbagliato, io sono il primo. Ma non possiamo parlare, è bravo, non mi piace, non ti piace, non te l'ascolti. Però se c'è un seguito vuol dire, esatto, che qualcosa dietro c'è. Oppure no, oppure fai come tanti hater che mi sto a guardare 2 ore di live e ogni 3 secondi devo rompere il cazzo perché ho deciso che devo ritirare tutto il tempo. Vai a vederti, che però cazzo ne so, quello che ti piace. Perché sì, non c'è possibilità di confronto reale. Ma il confronto deve essere serio, con un'onestà intellettuale. Non, certo, posso romperti il cazzo a prescindere. Quando poi mi ascolto la merda. Bravissimo. E mi ascolto la merda, perché io lo so che ascoltate la merda. Perché io vengo sui vostri social e vedo la merda che ascoltate. Ascolto anche io la merda. No, ma per dire, allora puoi dirle: non mi piace questo, questo e questo. Però non puoi dire questa roba è una merda totale, perché non è vero, perché sennò glielo dicevo io. È vero. No, certo. I gusti sono gusti, quindi, però nel momento in cui tu attacchi solo perché magari sono un appartenente, là non stai facendo quello che comunica il rap, no? Esatto. No, ma anche perché comunque tanti ragazzi nuovi di nuova generazione fanno il rap e tecnicamente sono scarsi, eppure hanno un'attitudine. Allora, io molte volte la roba iniziale di Baby Gang, e non solo di quei ragazzi, lo so che ti dà il cazzo, però Baby Gang, ragazzi, ti auguro sempre il meglio. Baby Gang ha avuto una crescita gigante. Io sto parlando di ragazzi tecnica, che tecnicamente è salito, che hanno imparato però venivano spopolati. Sì. Anche perché comunque quelli facevano... Oh raga, Massimo Pericolo non ha mai avuto questa super tecnica, eh? Beh, però ha fatto dei pezzi bellissimi, molto scritti bene. Bellissimi, ma non aveva una super tecnica. Quindi di che cazzo parliamo? C'è la possibilità di crescere in tutti. Massimo Pericolo è diventato fortissimo in questo momento. Però quando anche nel periodo di Totoro... Totoro è scritto in maniera molto... Sì, ma poi questi fanno dei paragoni con gente che si alza al mattino e finché non va a dormire fa il rap, bro, di lavoro. Quindi... 5-6 ore al giorno, rispetto a gente che fa magari 9 ore di vita più altri cazzi della vita normale, e nel tempo libero si dedica alle cose. Ed è fondamentale questa cosa, che o sei un genio del rap, ma geni del rap ultimamente ne sto vedendo pochi. No, ne escono pochi, ma ne escono. Ok, ma altrimenti è inutile che dici questo è un poliziotto che usa il rap per comunicare delle cose.
Punto. Se no faceva il rapper che avrebbe voluto fare lo sbirro. Era diverso. Era un altro discorso. E forse era peggio. Perché sei pure invidioso. Ma che poi comunque raga, quando... È vero che uno migliora sempre man mano, però nel momento in cui comunque riesci a farti un bel entourage dietro, esatto, sei anche molto incanalato rispetto a cose che io non ci arrivo. Ci arrivi tu, mi dici fai così, sono più portato. Poi ovviamente ogni artista c'è il suo, però dobbiamo anche capire, secondo me, da ignorante, che comunque crescendo con l'entourage dietro hai molto più consigli da parte di comunque professionisti del campo. Capito? Ma live ne farai? Ma magari. Io mo sono stato a un evento a Pescara. No, Gem ma va non... a Pescara. No, però sì, spero di farlo, perché comunque sarebbe una bella cosa incontrare appunto quelli che comunque sostengono quello che faccio, quindi non poi hai paura di ritorsioni nel caso? Nel senso di che tipo? Che sei comunque in una situazione un po' particolare, non, poi dipende da dove fai il live, se qualcuno si organizza per venire a romperti il cazzo. Sicuramente non do gli schiaffi come fanno i rapper di oggi. È vero? C'è una professionalità da questo lato. Teaser. Però io sono pro agli schiaffi ai concerti. No, sì. io sono contro quelli che pagano per venirti a sentire e poi ti insultano ma io sto lavorando. Sì. Ci sono gli addetti che dovrebbero fare il proprio lavoro. E vieni nel mio negozio e dirmi: tuo panino fa schifo. Io ti dico: guarda, vai dall'altro panettiere. Se continui a rompermi i coglioni, io prendo la pala del forno e vado sui denti. Invece tu l'hai pagato, perché comunque tu paghi per avere un'organizzazione. Ti fermi un attimo, con tutta la tranquillità del mondo, vai dal bodyguard di turno: guarda, mi levi davanti a questo che mi sta solo insultando, boom, e lo togli. Situazione risolta nella massima calma possibile. Io rispondo un attimo a Skyard che dice: se non fosse stato uno sbirro l'avrebbero distrutto. Raga, io se devo dire che tecnicamente non mi è piaciuto, glielo dico. In realtà tecnicamente è in crescita e ho riconosciuto una crescita anche dai vecchi pezzi. Quindi è inutile dire cazzate. Se c'è da dire una roba, sono il primo che rompe il cazzo, come gli sto rompendo il cazzo dall'inizio. E dall'inizio gli sto rompendo il cazzo sulle cose. Però se determinate cose sono condivisibili, e ripeto, io... è il mio pensiero e la mia idea. Che poi tu mi dica lo sbirro non deve reppare, io ti do ancora no, non deve reppare lo sbirro. Però se tu mi porti un cazzo di comunicazione che serve a parlare con più persone, vaffanculo, sono anche contento. Così almeno... sai qual è? Io tipo prima di questo ho fatto uscire una canzone pochi giorni prima, una settimana prima, che invece era più un attacco, diciamo, è più il rap che va oggi, no? E quello, secondo me, tecnicamente, per come piace a me il rap, è molto più basso di questo. Però ti dico che se vai a vedere un po' di visualizzazioni... È questa? Minchia, si guarda però qua. Però io ti dico che noi... Cioè, quindi non si va a cercare la qualità, secondo me. È bravo. Si va a cercare quello che dici perché devi fare hype. Noi ti stiamo trattando come emergente, perché il prodotto è emergente. Io dico, a me per fortuna. Quindi è inutile, se viene quante live abbiamo fatto qua con i ragazzini emergenti, mica gli ho messo il cazzo in bocca dicendo: oh, fai cagare, coglione. È vero. Ma poi ognuno fa la sua strada, no? Nel senso. Magari domani fai qualcosa di bello. Anche io ti dico, questo pezzo, per me, io non gli avrei dato 1000 lire. Cioè, nel senso, mi piace perché comunque è nato da me, è uno sfogo pure questo. Però non è che dico chissà cosa, cioè faccio capire semplicemente che è uno sfogo contro quelli che dicono che uno sbirro non però, può fare. Però devi anche accettare questa cosa qua. Però aspetta, tu sei diventato tra virgolette famoso dissando gente famosa. È fatto apposta. Ti sei messo sullo stesso piano e quindi la gente ti tratta. Dici, ormai se giochi Serie A, ti tratto con gli stessi standard. Per la Serie A, devi giustamente un po' la tecnica, quelle cose lì, ci sta che devi un attimo. Sì, sì, ma infatti, se vedi le però mie uscite, a me questa canzone qua. Ma non per fare il paraculo, a me non me ne frega niente delle donne. No, perché ormai dici? Sono sposato, raga. Cosa dici? Ormai è chiusa la bottega. Ti dico, ma sta cosa m'ha preso, ma l'ho sentita. La musica è anche emozionale. Se no, Bob Marley faceva due accordi e non puoi dire che. Hai capito? Ma poi, come hai detto tu, nasce per dare dei messaggi. Cioè, voglio dire, per me non è che dobbiamo è la parlare prima cosa, di droga. E lo sapete che io sono sempre quello che caga il testo sul testo. Caga il cazzo. Quindi questa è una testi. Grande vittoria per me, no? Ma, cazzo, ma più c'era. Anche delle altre che ho sentito, questa è quella che mi ha preso di più. Basta, no? Ti dicevo, mica che palle. Sì, raga, sì. Ho preso per il culo gente più importante di lui sui pezzi lenti. Quindi non mi rompete i coglioni, vai. Io vorrei scaltare anche l'altro pezzo. Ti questo da fare Sirtaki, non è Drill e Sirtaki. Cos'è che hai detto? Sì, il ballo greco. Il ballo greco. Ok. No, cioè non so se il mixer è più alta la base, la voce un po' sotto. Ma forse c'hai i cazzi alle cuffie, io sento preciso. Sì. Ok. Io sto sentendo preciso. No, è tutto altissimo. Ok. Sì, questo è fatto per pompare. Si sente. Ok, vai.
Da quando sta roba non era per soldi ma da cardiogramma. Non servo reati per farlo per meglio. Lo vedi, lo sviderei pezzo, mancate la barra. Poi di seguito parti la DAS. Il tempo di farmi qualche domanda. Ho capito qualcosa, mi sa non va. Oh, sai cosa cringo? Sai cosa mi... No. Ma l'hai sentita? Non ha la voce sporca, cioè non ha il grattato. Ma no, gli manca il grattato. È perché lui c'ha la voce un po' più bianca del, del black. Però l'hai sentita la roba su retata? Ratatà, ratatà, raga, questa no, è una hit, infatti, però fermo. No, ma infatti, questa la copiano. A parte la base che non mi piace perché è troppo drill crab, cosa, non è cazzo tantissimo mio. Tantissimo mi piace. Morbido ritornello, morbido ritornello. Piuttosto metti gli scratch. Esatto. I ritornelli sono difficili. La cosa più difficile da azzeccare sono i ritornelli. Dillo una cosa. Quella drill trappona che c'era 4 anni fa come hardcore. No, anche ma adesso. Ma ci sta. Poi a me non piace la drill. No, te lo so che non piace il genere. Però per farti capire, questa qua. Però era veloce, scannata. È una cosa che i ragazzini tira di più. Però se andiamo a parlare di contenuto, raga, genere, cioè, fa paura, cioè, lo cito io sì. Sono molto critico sui miei pezzi, sì. Però l'importanza di genere, vedere, mi hanno contattato un sacco di ragazze che non hanno mai parlato, parlando della violenza, sì, non hanno mai parlato con nessuno, nemmeno mai forse denunciato, che si sono sentite libere di parlarne con me. Quindi questo è quella la vittoria. Però questo è importantissimo. Va bene che è libero di parlare con te, ma... C'è veramente un problema di legge sulla violenza domestica. Sì. No, il problema sai qual è, raga? A me venivano i poliziotti a casa e i carabinieri mi dicevano: ma tanto se non lo becchiamo sul fatto, raga, devi denunciare 3 volte. Sì, e io devo tornare a casa e vedere mia mamma blu col braccio rotto. Ma sono solo alla seconda denuncia, non si può fare non niente. Dipende da noi, dipende da chi. Dal giudice, dal PM. Ma è la stessa roba in cui io dicevo prima sulla marijuana, capisci? È la stessa identica cosa. C'è un problema, non è chi cerca di far eseguire una legge o comunque cerca di far seguire una legge. Il problema è che c'è una falla. La burocrazia. No, ma che burocrazia, ancora anche, peggio, c'è proprio una falla di a parte la comunicazione tra libero cittadino e forze dell'ordine, perché c'è una disillusione da parte del libero cittadino nell'aiuto delle forze dell'ordine, che poi alla fine ti chiamano alla fine quando non puoi più fare un cazzo, ok? Ma questa è una cosa che è scritta nel DNA dell'italiano medio. Poi c'è anche un'altra cosa, è che anche se abbiamo i mezzi per poter andare contro un determinato tipo di situazione come la violenza domestica, non c'è la sicurezza di un aiuto. Cioè loro possono venire, possono dividere, ma poi se domani questi decidono di tornare a casa sua, tu non puoi fermare. Spesso tornano. Sono spesso loro che tornano, e quello è brutto. Pure che hai un, come si dice, l'ordinanza di restrizione. Che cazzo gliene frega quello che un giorno esce e poi viene con un coltello sotto casa e ti aspetta mentre vai a fare la spesa. E loro lì non possono niente. Quindi di base c'è una falla nel sistema. Sì. E non puoi incolpare il poliziotto, perché in quel caso l'unica roba che puoi fare è quella. No, certo, e cazzo, se però... non chiami i poliziotti quando c'è un problema di violenza domestica, ce n'è tanta, soprattutto di Twitch. Ma grazie, Enrico Silvestrin. Qual è il più grande problema? Salutiamo Silvestrin. Conosci Silvestrin? No. Quello è il ragazzo che faceva MTV tempo fa. Un VJ di MTV. Salutiamo Enrico Silvestrin, che ci ha portato 145 utenti. Per chi non lo sapesse, lui è uno sbirro qualunque, è un poliziotto che si diletta nella nobile arte del rap, molto amata da Enrico, tra le altre cose. La odia nell'anima. Non so se lui odia di più la polizia o il rap, credo che sia. O i Maneskin. Piuttosto che Maneskin, meglio sbirro. Meglio un filo Maneskin che rapper. Non credo. No. Comunque, vai. Io, la problematica più grave che noi ci troviamo sempre di fronte è che una donna, una ragazza, spesso è bloccata dal fatto di denunciare dalle persone vicine a lei. Spesso anche imparentate, perché si pensa più a una brutta figura che fa la famiglia nel momento in cui tu dici: guarda, mio marito mi picchia. Purtroppo è così, raga. Forse a sud? No, raga. No, ovunque. Succede. Perché c'è timore di denunciare, perché passi per quel... Se io ti dico... A te che hai denunciato, ti dico, ti va di mettere la faccia in uno spot contro la violenza? Sono poche quelle che ti dicono di sì. Vabbè, perché quello è un altro discorso. No, è perché ancora, tu invece dovresti essere un grande esempio, capito? Non tutti sono adatti mentalmente di attitudine a stare davanti al pubblico. No, okay, ma non è quello. Aspetta, quello che intendevo io è che comunque basano molto sul pensiero degli altri, no? Se mia mamma dice: guarda, non farlo perché sennò la famiglia è una brutta nominata, no? Sono portate a non denunciare. Invece questo problema non ci dovrebbe proprio essere. Anzi, dovrebbe essere proprio appunto ai familiari a dire: oh, tu devi denunciare prima possibile. Bravo. Ti faccio un esempio pratico.
Barlo, se scopri che qualcuno nella tua famiglia vabbè, hai sbagliato personaggio. Tocca, no no, ma lui mi capisce, tocca un bambino, sì, che può essere un tuo nipote, ah, okay, che può essere un tuo figlio, lo denunci, lo denunci tu. E ti chiedono vuoi perché c'è tanta roba del genere in Italia, certo, sai che dici, io non butto questo coso, certo, sulla mia famiglia, certo, eppure cazzo dovresti farlo, certo, perché farti vedere più forte è cambiare la mentalità. Questa non è una cazzata, raga, no, è l'esempio giusto, poi soprattutto no, ma è un errore che facciamo in tanti, no, perché ognuno cerca sempre in ogni campo. L'Italia perché non funziona? Perché tutti cerchiamo l'acqua nel nostro mulino, certo. Se invece ognuno avesse la mentalità e la maturità di poter dire l'acqua al mio mulino non va bene, ma o meglio al mulino di Barlo, sì, sarebbe tanta roba. In che senso va meglio? Nel senso che meglio? Nel senso, se io una determinata legge, ok, esempio, può portare favoritismi a me, sì, però io so che quella legge porta favoritismi a me, solo però, a me e non a Barlo, a disagio ad altri, ok, disagio non dovrebbe essere dato a me, certo. Vabbè, ma quella non dovremmo avere Berlusconi al governo, però a questo punto sai che ogni cosa c'è appunto in ogni lato, sia destra, sinistra, centro, sì, c'è sì, sempre sì, qualcuno, sì, che va male, e però spesso non si va a pensare io vado bene, gli altri vanno tutti male, piuttosto che gli altri vanno bene e io solo vado male, sì. Purtroppo c'è questa mentalità dove io devo andare bene a prescindere, è perciò che non girano le cose. Ok, quindi dici è più il self, essere io meglio degli altri, sbattendomi nel cazzo di tutto, sì, quello che c'è intorno. Io, cioè, perlomeno è una mia visione di vita questa, cioè lo noto in parecchie persone, che pure se si vede che quella cosa è sbagliata, sì, se va a tuo mulino per te è sempre conveniente, ed è sbagliato perché dovresti avere la mentalità e la giustezza di dire no, se questa cosa può far bene a più persone e non solo a me, sì, meglio che faccia male a me e faccia del bene a più persone. Purtroppo non c'è questa mentalità in Italia. Ok, parlo. No, sto pensando, cazzi, proprio. Però figo, cioè, abbiamo qua lui, possiamo parlarne con lui direttamente, non tenerli dentro. No, scusa, il discorso, vai, è sempre questo qua, lui comunque è poliziotto, possiamo stare qua le ore a discutere su tutto quello che non va, le leggi sbagliate, le riforme che non ci sono, ma restano lì, già parlarne aiuta, il problema è... Maresciallo non ci prendi. Maresciallo non ci prendi. Come diceva il giornalista. Anche il discorso ti ridono in faccia in questura, eccetera, ma la violenza domestica. Ma io posso dire che non ho mai visto nessuno che mi rideva in faccia in questura quando ho avuto un problema, mai. Anche quando adesso facciamo la violenza sulle donne è gravissima in Italia perché siamo un paese con ancora una mentalità brutta. Fino agli anni 60 le donne non potevano girare da sole nel sud Italia perché venivano incorporate, diciamo così. Tra l'altro violenza domestica anche sugli uomini, qua, certo, mi ridono in faccia, sì, anche lì con il cambio generazionale dei poliziotti, quindi più gente giovane, ci saranno sempre meno, si spera, di questi problemi, si spera, sì, perché poi se uno è coglione a 20 anni e uno coglione a 40, a 60 non migliora di certo. Si suppone che ora con lo studio che abbiamo in più rispetto a prima. Ma quello studio con la coscienza, sì, con la coscienza collettiva che si ha adesso, anche se sei nato nella più sperduta regione della Sardegna, dovessi avere almeno sulla carta lo sai che non puoi tenere tua moglie in casa e uscire al sabato con la pecora. C'è un minimo, almeno sulla carta lo sai, capito? Giusto. Poi purtroppo però abbiamo anche gli esempi di Russo, che era il campione olimpico di pugilato, che ha fatto il Grande Fratello, che dice se trovo mia moglie a letto con un altro li spar. Sì, però raga, sì, però si dice, però capisci che c'è ancora un grosso problema. Russo è giovane, non ha 80 anni, sì. E quindi c'è ancora questo problema in Italia. Non voglio scusare, no, perché allora dovremmo veramente cancellare tutti i pezzi di rap da YouTube. Ma io lo farei, ma è la stessa mentalità, anche le rap reaction. Finché c'è la rima così, no, lui là l'ha detto in un contesto, ma certo, poi però i media costruiscono tutto. Ma io non sono uno, a me quando mi dicono anche tu dirai qualcosa, no, ma anche oggi, ma tutti lo diciamo, però è una cosa, sì, che poi non faremo mai, capito? Cioè, sì, ma il discorso è quello, picchiare una donna in quanto donna per avere ragione, usare la forza, è una cosa che mi disgusta. Io ho avuto la roba in casa e non l'ho mai fatto, nonostante stassi con delle pazze che venivano a ti mettere le dita negli occhi perché erano pazze. E io mi vanto di questa cosa proprio perché ho avuto la repulsione per quella roba lì. Però quando mi dicono
quando fai la retorica brutta a me mi gira le balle, no? Quando vai magari vedi a forum gente che dice, anche famosa, che dice le donne non si picchiano neanche, non si toccano con un fiore. Aspetta, ci sono i carceri femminili per delle pluriomicide. Sì. Un momento, il discorso è la violenza domestica è una cosa grave di ordinaria amministrazione in Italia. È per questo che questo pezzo è importante. Sì. Ed è fatto anche discretamente bene, che ne dicano quei due o tre in chat che ti devono rompere il cazzo. E quindi boh, sta cosa mi ha chiuso un po'. Ma ecco, mi ha chiuso un po'. Lo sai che sono le 4:30 e non pensavo fosse passata mezz'ora? Sì. Vuole il tempo quando ci si diverte. No, mica, no, perché è super interessante. Guarda che io parlerei per ore, eh. A me fa questa piacere. Roba qua è incredibile, ma perché comunque fai parte di un mondo che io non conosco, e in più, oltre a non conoscere il tuo ora mondo, non conosco nemmeno che cazzo c'hai in testa, sì, perché sì. Tu fai il rap. Per me sei c'è un punto di domanda. Per me ti dico, ci potremmo fare una serata insieme e ci divertiremo. Sì, sì, ma anche senza, rispetto a quello che si può immaginare, sì, siamo ragazzi, sì, quando c'è da divertirsi. Vabbè, ma prima a bere un caffè, su quanta roba ci troviamo, raga, perché alla allora, fine è un cioè, ognuno fa il suo lavoro, quindi cioè, non è che tu devi dire che io non sono buono perché faccio quel lavoro che tu non approvi, cioè, come... Esatto. Ma non è che non approvi. No! No, vai a provare, capito quello che dico, non che... Allora, il mio problema è con lo Stato, non è con chi lavora, no, ok? Anche io con ho un grave problema con lo Stato. Già quando dici che sono padroni nostri, però vai contro di noi perché... lo so, raga, però non è così, padrone, cazzo. Cioè... ma però sai che lui dice quello, io c'ho paura del postino, non c'ho paura del marocchino che coltella, io c'ho paura del postino che mi porta le lettere. Perché non me le porta? Perché il bastardo una volta non me le portava. Mai che cazzo devo pagare? Che cosa c'è? Ah beh, diciamo certo. Che lo sai benissimo, lo Stato è celere nel punire e assente, sì, sì, nell'aiutare. Ma vale anche per noi, eh. Cioè nel senso noi siamo esenti. Certo. Discorso che Nerone, tornando alla roba sulle donne, Nerone diceva una donna non denuncia anche perché... arriva e si trova magari quello che dice come rivestita, ma tu l'hai provocata. Ci dovrebbe essere sempre uno psicologo e più donne nella polizia, soprattutto per questi casi. Ci sono, sì, ci sono e sono, non sono poche, sono tante. Non so se avete sentito la collega che fu poco tempo fa stuprata da una persona. No, mi ricordo se è algerino. Milano. No, Napoli. Ma lei è la poliziotta? Sì, lei era uscita. Il fascio della divisa. Stava quello. Smontando, aveva smontato e questa persona da dietro gli ha, l'ha atterrata con un sasso dietro la testa e si è abusato di lei. Cioè, capisci che sono cose forti, però per quanto riguarda le donne ce ne sono. Sono, ti dico che molte sono molto cazzute, cioè certo, più cazzute di noi maschi. Infatti un grande... Anche perché sei una donna, sei militare e già nella società normale devi fare 5 volte di bravo. Più. Pensa una società, pensa solo poter guidare la macchina, no? Guido io. Era ancora figlio di una mentalità italiana vecchia. Beh, quella è una mentalità che ti hanno inculcato per 80 anni. Una cosa che devo dire è il fatto del cambiamento. Già adesso che voi siete pro o contro al presidente del consiglio non me ne frega un cazzo, ma l'aver una donna la presidente del consiglio, al di là che sia lei, poteva essere di sinistra, poteva essere 5 stelle, me ne frega un cazzo, ma averla lì per me è un grande passo avanti. Poi a tutti ci piace il reddito di cittadinanza, quindi boh, vedete voi cosa fare. Beh, ok, beh, chiudiamo un attimo questo discorso. E anche se... Ma scusa, ma era da sola in macchina questa tua non collega? Era, stava smontando e stava andando alla macchina. Lei era uscita dal posto di lavoro e stava andando verso la macchina, che io sappia. Questa stava da... Non so nemmeno se effettivamente lui sapesse che... Ah, la prima che ha visto. Con una pietra dietro la testa. E lei si è difesa, questo? Lei si è... Si è tolta tutte le unghie per difendersi. Che puttana. Si l'hanno preso con una subito, commozione beh, cerebrale a lottare contro un uomo, sì, sì, che ti ha già anche dato una sassata. Lei è fortissima, perché comunque ci ha provato in tutti i modi. E spero veramente si riprenda più presto. Perché... Ma quando è successa questa cosa? Ma pochi, nemmeno un mese fa. Madonna mia. Io prima l'hanno preso subito e lui tranquillamente. Sì, sono io. Cioè, nel senso. Sì, vabbè, ma sei un animale. Vai il problema, sai cosa succede? E non voglio dare messaggi sbagliati, però se lì, in quel momento che lui ha appena stuprato una donna, arriva il poliziotto giustamente incazzato per la vicenda, non perché è una collega, ma magari esagera. Magari no, già nello strattonare lo spinge a terra e cade, è razzista il poliziotto. No, non è neanche lì. Lì così, parte, ragazzi, l'omicidio subito, te lo dico io. Ma non perché sei poliziotto, perché sei un essere umano. Però se io vedo uno che stupra una ragazza... Non posso dire di tu rispondere lo puoi dire di me.
Sì, non posso dire se in quel momento rispondo però di me. Un poliziotto tu lo non puoi dire, farlo. Però se io do uno schiaffo a quella persona che aveva tutti i modi per meritarselo e qualcuno mi fa il video, io passerò per il poliziotto e di conseguenza tutta la polizia o tutti i carabinieri o tutta la finanza razzista. Madonna. Però io qua ho una teoria. Pensa, o meglio, se fosse bianco è invece polizia violenta. Sì, 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 in ogni caso. A parte il reato, io ho una teoria. Lo sai, te l'ho detto anche quando abbiamo visto quella roba dei poliziotti che inseguivano quei ragazzi. Sì, sì, abbiamo fatto una reaction a un arresto. La mia teoria è: se io pago lo Stato che ti paga, è perché so che tu sei un professionista e tu non sbagli. Sì. So che possono capitare gli errori, assolutamente. Ma io spero che tu non sbagli. Questo cosa vuol dire? Che se tu devi arrestare una persona, l'arresti senza ammazzarla, ok? Sì, perché per ammazzarla, se no ci vado io. Nel senso, io sono legittimato a sbagliare perché non sono pagato, poi pago i miei errori. Ma se io... Se ti chiamo te è perché so che tu risolvi tutto in maniera decente. Assolutamente. Poi che ci siano cose con pene di morte, però saranno giudici e sicuramente non io e te. Assolutamente. Quindi per me l'errore... Ma qual è questo arresto? Scusate, che sono forse no, lì in realtà aveva ragione. L'arresto che abbiamo fatto a reaction di quei ragazzi che a Milano avevano tamponato delle auto. Per arrestarlo l'hanno arrestato, anche giustamente, è partito un calcio in faccia a uno, ma che era un gesto nervoso, l'ha fermato all'ultimo, ma gli è arrivato appena. Problema che poi dopo che l'hanno arrestato tutti quanti a schiaffi e lì aveva già le manette, ok? Ma dopo non è il caso di uno stupro, raga. A me prima è scappata una battuta per deformazione professionale, ho detto il fascino della divisa, ma perché a me piacciono le divise, mica peraltro. Comunque non questa cosa è orribile, il fatto degli schiaffi a una persona manettata non si deve, a parte noi non dovremmo colpire, cioè noi dovremmo tutt'al più immobilizzare. Sì, ma l'arresto è un gesto violento, l'arresto è una quindi... cosa bravissima, quello, però ma purtroppo non lo capiscono tutti, arrestare vuol dire fermare con forza. Se vedi la cosa, comunque tra virgolette, magari ci viene insegnato, che comunque l'ammanettamento avviene con girati, dammi le mani, però se non collabora, tu sei un angelo, non succede così. E poi soprattutto quando ti trovi magari quello lì che ha pippato, certo, magari anche tre volte me, capisci bene che io non posso. Ma no, non lo fermi a parole. Ma anche se siamo in cinque, cioè quante volte degli articoli, cinque poliziotti su uno e poi sono i poliziotti che hanno avuto la virgolette la peggio, certo, in ospedale. Tipo brasiliano. Però... sì, perché è quello che si ribella all'arresto. Frega niente, anzi più male, cerca di fare più male tanto possibile. Ormai sei lì. Noi dobbiamo invece mantenerci, tu devi in tenerlo ogni caso, cercando di non farti ammazzare, di non farle troppo male, se gli rompi un dito guai. E ti dico anche lì, cioè se brasiliano come chiunque sia picchia i poliziotti non sono preparati. Se i poliziotti prendono lui sono 5 contro 1. Quindi c'è, in ogni caso noi sbagliamo, cioè noi partiamo sempre dal presupposto che sbagliamo. Ma perché questa mentalità, cazzo? Cioè, allora, ma per quello che c'è stato in passato, errori che magari sono stati in passato, che sono errori comunque palesi, l'hanno detto in passato, però purtroppo la gente tende a dimenticare le cose buone e ad assimilare solo le cose sbagliate. E ne fa di tutto un'erba un fascio. Fai da parasputi per lo Stato. Sì, poi. Sì, sì. Quindi, nel vero senso della parola. Quindi tu ti identifichi nel nuovo. Assolutamente. Il fatto di mandare questo messaggio e dire la polizia sta cambiando, la polizia, la forza dell'ordine stanno cambiando perché la nuova generazione è più vicina alla persona che allo Stato, questo mi stai dicendo? Sì, cioè nel senso noi siamo preparati all'evenienza di comunque di andare sempre a favore, o come da sempre così, solo che prima, ti ripeto, come ti disse nella scorsa intervista, ci passava una firma. Ora siamo preparati comunque per andare incontro all'esigenza del cittadino. Poi è chiaro, ogni cosa... Quanto dura la preparazione per diventare poliziotto con distintivo dall'inizio, dall'arruolamento in polizia a... ti mettiamo in strada a operare? Dipende dal concorso, dal bando di concorso, okay, comunque diciamo, dai 6 a 9 mesi. Dai 6 a 9 mesi di preparazione. Sì. Ok, in America forse sono 2-3 settimane. Ma ti dico che rendiamoci conto. Sì, però è sbagliato perché secondo me dovrebbe essere una cosa che non ti deve, non dovrebbe mai finire. No, certo, devi essere continuamente. Invece è sbagliato perché da noi non funziona così. Io vedo dei poliziotti che non sanno, gli cadono le pistole dalle mani. Ho fatto delle reaction dei video di poliziotti che con la Glock che gli cade dalle mani e se la fa togliere dai ragazzini che non erano neanche criminali. Sì, 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 Quindi ti dico, sì, però già rispetto alle forze dell'ordine americane, i nostri poliziotti sono molto più preparati. Sì, quello sì, quello sì. No, ma comunque ti ripeto, poi col ricambio generazionale, a parte che stanno davvero alcuni della vecchia scuola che sono quelli che lo fanno per passione, raga, c'è solo da imparare. Però ti dico che sono
tanti dei nuovi, me compreso, ma come tanti altri, che hanno tanta voglia a loro volta di imparare e di fare cose al meglio. Cioè, nel senso, la nostra, tra virgolette, paura di sbagliare ci porta a cercare fare sempre certo, di cose buone, certo. Ma ci mettiamo proprio la passione, quello che ho visto io tra quelli che ho conosciuto, e poi ovviamente c'è chi sbaglia, sì, sì. Come in tutto. No, è super figo, a me mi piace proprio la mentalità. Un buon poliziotto, per capire bene o fatto com'è, deve essere un po' malandrino. Devi saper scendere, abbassarti, cioè, a dei livelli. Devi quello. Avere, cioè, se io... Non devi essere una testa di cazzo, devi abbassarti ai livelli delle teste di cazzo. Per riconoscere uno spaccino, io devo essere stato nel giro. Io lo vedo uno, se spaccio o no. Sì, assolutamente. Ma so, pam. Oppure... Io lo vedo uno se è uno zanza, vedo uno se è uno che mena dalla faccia. Allora, io ti dico che chi viene comunque dalla strada, io vengo dalla strada, no? Io certo. Sono sempre stato in strada da piccolo, non ero il tipo che stava a casa, quindi ho visto tanto. Quindi magari si è più portato a riconoscere quello, lo spaccino di turno. Però comunque con la gavetta, che per forza di cose fa, perché non è che noi partiamo e siamo in strada da soli, ti ripeto, avrai sempre quello più addestrato di te, che piano piano, piano piano, fermi uno, fermi due, fermi cento, inizia ad avere l'occhio. Quindi clinico. È una cosa che per forza di cose ti viene. Ok. Avevo una domanda, però sto un attimo raccogliendo le idee, perché mi ha risposto in parte. Voglio farla bene, non voglio che... Quindi se vuoi continuare... Allora, tu non stare a fare il pazzo che poi ti va male la testa. Guardami da là, tanto ti guardo da là, ok? Lo so, però è un po' come vecchi film del Monnezza, che lui diceva, sapeva come girava il mondo e sapeva già come muoversi quando doveva indagare un caso. Però, capito, se io devo... che caso so, indagare su un giro di pezzi rubati di macchine. Se io non ho mai avuto il fratello o il cugino che faceva i trusci con le assicurazioni, che la revisione a 100 euro sicuramente sei più portato, però sai già. Nel momento in cui a fare quel determinato tipo di lavoro, che comunque non è che lo fa quello che vedi in mezzo alla strada, ci sono corpi apposta, no? Sì, squadre apposta. Tu ti studi tutte le cose presenti, passate e quelle che potranno essere future. Quindi comunque impari a ragionare in un certo senso come loro. Ecco, la domanda che volevo farti io era: tanti ragazzi pensano che possono fare e dire il cazzo che vogliono sui propri social network, nel senso che molte persone pubblicano anche reati, pubblicano cose, eccetera, eccetera. Sì. Pensando di essere, tra virgolette, al sicuro e credendo che nessuno andrà mai a bussare alla loro porta nel momento in cui succede qualcosa. Siccome io so come lavorate, almeno in questo ambito, e so che c'è un controllo totale, sì. Vuoi raccontarlo anche tu ai ragazzi? Quanto è... Cioè, vabbè, ti posso dire che comunque ci sono, come ti ho detto, in ogni cosa c'è una squadra, comunque un'elite, no? Nel nostro caso c'è la Postale, che ovviamente per forza di cose al giorno d'oggi sta prendendo sempre più piede, perché comunque internet ormai è diventato un posto comunque quasi impossibile, bravo, sì, sì, anarchico totale, un posto vero. E quindi loro lavorano tanto su quel settore, okay. Però è chiaro, è una cosa che comunque è nata, ha fatto le sue cose ed è giusto che poi ovviamente noi cerchiamo di ridimensionarlo. No, perché dico, molte volte ci sono determinati anche artisti famosi in Italia che fanno vedere delle cose che per esempio io mi ricordo dei ragazzi che portano un sacco di soldi sul palco, sì, in coltanti. E poi il giorno dopo non è che va qualcuno a bussargli alla porta. Beh, tu innanzitutto non lo puoi sapere. Tu. Sì. Io non lo posso sapere. Quello non l'hanno fatto vedere. Sì, bravo. Ricordate che fanno vedere solo quello che conviene a loro. Okay. Anche il andare a far pisciare davanti alla macchina della forza dell'ordine, fanno vedere quello, perché in ogni caso andrà la cosa, verrai fermato, verrai punito o meno, tu avrai fatto follower perché sei un figo che hai fatto quella cosa, okay. Però se fai vedere quello che ne viene dopo, i follower tendono un attimo a cadere. O comunque è quello che ci pensano, ecco, cazzo che lo faccio anch'io, sei un coglione, hai visto? Bravissimo, quello è quello, perché la gente si pensa che è figo, non vieni punito e quindi ti tende a emulare. Poi succede quello che deve succedere, vai, capiti in una cattiva strada e si inneggia quel meccanismo che sto cercando di evitare tramite il mio progetto. Ok, diciamo che tu sei un arcade boys però della polizia. Okay. Nel senso, noi spingiamo ai ragazzi a fare sempre una valutazione su quello che vedono e ascoltano e soprattutto che recepiscono. Perché poi non è soltanto la canzone, ma anche quello che fa vedere il tuo idolo, l'artista in questione alla gente. Scopriamo che tanta gente capisce e comprende, ma
diciamo, sulla, su 100 persone, 20 non lo capiscono. Forse anche di più. Di più? Da quello che comunque, perlomeno ti dico, col fenomeno dei Maranza che sì, si è sviluppato anche nella strada, nel nostro lavoro, sono aumentati i casi di ragazzini minorenni che zero rispetto per il prossimo e per le istituzioni, senza un reale motivo, senza che sia mai successo qualcosa, no, appunto, cioè uno può anche, senza niente, però lo fa i trapper di strada, uno può anche comprendere, no, il disagio, se uno viene da una roba di disagio, di abbandono, di quello che vuoi, che allora non è tutta mai una scusante. No, però io capisco, tutta quella rabbia dentro la poi la spari a zero su tutto, certo, e non rispetti niente a nessuno e non ami niente a nessuno e distruggi tutto perché riproponi gli schemi che ti hanno distrutto a te. Quindi è una cosa psicologica, sì, la posso comprendere e posso cercare di intervenire, okay? Sì, sì, capisco, però la capisco esattamente. Se io vedo ragazzi per emulazione, no, per emulazione, poi allora è giusto che capisci anche con forza e cacando sangue poi che il problema ti stai facendo il coglione, che nel momento in cui fai i numeri ti innalzi a un livello comunque superiore, no? Sei conosciuto, mm-hmm, sei quello che tanti vorrebbero essere, mm-hmm, e quindi è per forza di cose, ma non è un errore manco magari, sì, maggiormente dell'artista, cioè l'artista dovrebbe capire che è arrivato a quel punto dove viene emulato facilmente dai ragazzini che ti ascoltano, che ragazzini ovviamente non intendo 28 anni, 20 anni, si spera che a 20 anni comunque capisci. No, esatto, sopra i 25 perlomeno spero che tu abbia una coscienza. Si spera, però devi capire anche che soprattutto i rapper di oggi, perché il rap comunque è andato ora di... ha fatto il botto in questi anni, chi ti ascolta sono ragazzini anche di 13 anni, a me cantano le mie canzoni dei bambini che comunque hanno anche loro 8 anni. Meno male, capire, tanto sì, per cantare te, cantare Sfera alla fine. Però capisci che un ragazzino che vede che tu hai fatto successo, che hai soldi, che mostri di avere donne di ogni tipo, le cambi una sera, che poi non è manco così se poi andiamo a vedere, spendi un botto, e capisci che il ragazzino per forza di cose, ma non perché è stupido il ragazzino, perché tutti da piccoli abbiamo avuto il nostro idolo, no, da seguire, cerca di emularti. Vabbè, sì, volevo rispondere in chat, no, che dice io conosco uno sbirro che veniva sì, vabbè, ma è una roba che si dice sempre, allora, anche allora io per io conosco un rapper che è un coglione, quindi tutto il rap è una roba da coglioni, anche e anche tu che lo ascolti qualunque sei un coglione, anche che uno sbirro dire? Qualunque l'ha detto più di una volta che non è tutto pulito e c'è del marcio e c'è da combattere, c'è un ricambio generazionale, ma come in ogni come lavoro, in ogni lavoro, raga, cioè c'è nel rap, c'è nella discografia, c'è negli albergatori, c'è ovunque. Il problema si può risolvere solo che quando ne vieni a visione in ogni ambito, in ogni campo, fai quello che devi fare, comunque mettendo a conoscenza chi di dovere. In ogni caso, io se vedo un collega che sbaglia, e fortunatamente non è mai successo, perché lo dico con tanta fierezza, ho conosciuto tutti i bravissimi ragazzi professionali. La cosa io non ti credo, però, no, però faccio finta di non crederti. Avrei motivo di, lo sai perché? Ma perché io mi potrei vantare su questa cosa, ti potrei dare l'esempio che ho effettivamente detto a un collega: tu qua hai sbagliato, ma ti vado a denunciare. L'hai raccontato però, nella volta scorsa, anche se non ricordo male, sì. Però non se vedo persone che comunque sanno lavorare, fanno il loro, perché poi non è il saper lavorare non vuol dire prendere uno e portarlo da una parte, certo, vuol dire fare tutto come si deve, lì io non posso dire che nella mia carriera non ho mai visto errori di abusi di potere, perché sei giovane, perché comunque fai parte di una generazione differente che sta crescendo e sta portando un'idea. Domanda per me, proprio funzionale solo alla mia curiosità personale: quante ore di poligono avete all'attivo? Sempre poche rispetto a quello che dovrebbero essere. Oh. Non ti posso dare un orario preciso perché... Okay, tipo a settimana o al mese, no, andate al poligono a sparare? A mesi, però... A mesi? No, a mese? A mesi, perché... Però dipende, raga, dipende da dove sei. E chi è qua? No, vabbè... Se sei scorta, comunque è una cosa che per me, per quanto riguarda me, ragazzo, così come la difesa personale, è una cosa che viene affrontata secondo me sempre troppo poco, ma anche l'allenamento prescindere, fisico, cioè, sì, perché per me non può essere che tu ti vedi un ragazzino, per l'amor di Dio, alto, che però poi se così no, comunque fai una spinta, no? Sì. Capito? Cioè, secondo me la preparazione dovrebbe aumentare sia a livello anche di... perché dovresti fare parkour se sei un cazzo di action man che deve catturare i ladri. Alla fine non sei Batman che però salti i palazzi, no, ma non lo è nemmeno chi... Ma il ladro è già più predisposto a scappare, a correre e... Io l'unico rincorso, il primo che ho rincorso nel tentativo di saltare un muro, si è ribaltato da solo, cioè per farti capire, cioè non è che... Poi vabbè, quelle magari si infava la trielina come me ai bei tempi. Intanto Luke Polis dice: vi assicuro che la polizia sta cambiando dalla gente ai funzionari. Verissimo, verissimo. Anche perché
i funzionari giovani sono sempre di più, eh. Ed è tanto perché chi arriva a fare quel ruolo vuol dire che ha tanto sale in zucca, eh. Okay. Io spero solo che i poliziotti di oggi non siano i, cioè i poliziotti di domani non siano i babbi di minchia di oggi che finita la scuola vanno a fare il poliziotto e li vedi che non sanno manco come gira, no, il mondo, perché quella è la gente più pericolosa, sai, sì, perché? Perché non capisce, sì, 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 le persone, sì, non capisce le dinamiche, non capisce il perché, ma si limitano a dire, ad applicare il regolamento e la burocrazia. Il poliziotto la non deve essere troppo funzionario, ma no, proprio, no, no, sì, no, ma proprio il poliziotto per la comprensione deve essere in grado di mettersi a rapporto col prossimo, perché il primo giudice è il poliziotto. Assolutamente, sì, sì, condivido con te in pieno. E il primo giudice è quello che vede, che analizza e che decide perché lui agisce in quel modo, è il poliziotto. Vai, Simone Mocci chiede: Come venite assegnati come colleghi o decidete tra voi con chi uscire a pattuglia? Ma porco di no, l'italiano! Vabbè, mo l'italiano su sto canale. No, allora le coppie le fate voi o vi assegnano? Grazie, Barlo. Ci assegnano, ovviamente, non scegliamo noi. Anche per un fattore, comunque tu devi saper lavorare con chiunque, devi, esatto, poterti fidare di chiunque e devi poter vedere l'altro come lavora in ogni caso. Poi ovviamente siamo divisi squadre, quindi magari uscirai sempre con maggiormente con i soliti 2-4 che siano, in base a dove sei, però no, no, non scegliamo assolutamente noi. Non è come in America che è il collega fisso per quello. Di solito in America molto spesso escono da soli, che muore una settimana dalla pensione, che è molto molto più rischioso, perché comunque, ma infatti io vedendo alcune cose tipo bodycam dico, ma come cazzo fate? Purtroppo in America sì, e vanno poi, la macchina è loro, è loro casa, proprio? Sì, sì, che io sappia sì, è molto è sua, cioè vai a casa con la macchina con la macchina di ordinanza. Ok, non so, io sono curioso di vedere in faccia però gli hater. Io vorrei proprio vederli che faccia hanno, non ho per stare due ore a rompere i coglioni. Scelgono manco quando hanno. Sì. Ho finito il discorso prima del later. Dicevo, se nel caso ci fosse qualche live e qualcuno viene proprio a romperti il cazzo perché sei tu, perché rappresenti questa cosa, e non hai paura che possano succedere problematiche anche ai ragazzi che vengono a vederti? Assolutamente sì, il timore c'è, per questo io ho avuto proposte di live che ho rifiutato. Ok. Sia perché mi devo sentire pronto io a livello che non devo avere ripercussioni, certo, e poi perché a me mi interessa che se sia fatto un live ci devono essere per lo più comunque tutte persone che vogliono divertirsi e hanno piacere ad ascoltare la mia musica, e quindi nel caso in cui bisogna organizzare una cosa del genere è chiaro che a causa del personaggio la sicurezza deve essere molto più di più e preparata, cioè, certo, ma appunto non per me, perché io me la so gestire, non esatto, sono il tipo che ripeto come i rapper d'oggi che la bodyguard. Io sono molto il tipo che ha pazienza e cerca di evitare, ma poi se uno viene a vederti o è quel fan. Ma pure se un hater è un mio fan dentro, quindi cioè, se viene a spendere soldi, cioè, sei un mito. Sì, sì, ma io non parlavo proprio solo del ragazzino, io parlavo anche di altre cose. Mm. Nel senso, io so che tu rappresenti quello, sappiamo benissimo che ci sono delle cose che vanno contro quello che rappresenti, e anche soltanto per rappresaglia fare un determinato tipo di mossa. Ma è nel mio, immaginario, no, questo è il mio immaginario. Potrebbe capitare, però comunque io penso sia un discorso proprio tanto ampio. Perché comunque sì, se mi dai tanta importanza, cioè, ma tu guarda fine, che sei importante per quello che stai facendo. Assolutamente, però cioè, sei più importante criminale incallito, senti toccato da me che faccio musica per dare un buon messaggio. Sì? Stai secondo me stai andando oltre quello che è il mio personaggio. Non poi la vedo così, capitare, non però la vedo così diverso, non lo vedo così strano e lontano da come la stai vedendo tu. No, in realtà per me è una delle prime cose che ho pensato. Tu dici, come hai detto, ti sparano, cioè, qua. Ma anche se tanto una bomba carta contro il locale, cioè non è che devi per forza spararti. Uno passa, raga, bomba carta in cui e via. Sì, potrebbe succedere questo, poi ovviamente come in ogni live ci sono delle indagini. Ah, certo. Non si fa il live, semplicemente. Io non, ti ripeto, non sono uno che va presto a queste cose. Non quindi cerco pensi file, non cerco soldi. Ok, mi hai detto una cosa che non avevo pensato. Quindi ci può essere, tu sai che c'è un live, tu comunque, grazie, tra virgolette, a quello che sono i tuoi colleghi, sai se ci potranno essere dei problemi? Ma no, grazie, raga, tutti i concerti vengono fatti. Come, perché a un certo cantante non lo fanno cantare? Perché hanno fatto una sorta di indagine che ha dato il presupposto che fosse pericoloso farlo. Come lo si fa per tutti,
lo ricordo che l'avevi detto anche nell'altra, me l'hai sbloccata questa cosa, però era anche importante ripeterlo, perché magari chi si è perso l'altra intervista lo sa anche adesso. Semplicemente in ogni fattore pubblico, no, di dove c'è, può essere bisogno di ordine pubblico, si fanno appunto della una sorta di indagine che farà chi preposto, per stabilire appunto se effettivamente si può fare, come si può fare, quante forze servono, che forza serve, quindi ogni cosa, come tutto, deve essere organizzato al meglio. Non posso lasciare la città senza poliziotti, perché sono tutti di scorta a te che devi reppare, perdonami. Ma non avrei mai questa importanza, nemmeno distoglierei i colleghi dal lavoro. Cioè. Fossi Drake. No, però... si parla di bodyguard in questo caso. Certo. Cioè, bodyguard, certo. Quelli là. Sì, certo. Non assolutamente i colleghi. Allora, sempre il tuo collega, credo, in chat. Poi se lo puoi rispondere. No, non lo posso dire. Non può dirlo, allora, non può dire che grado è. Domanda, tra le forze dell'ordine c'è qualche suo fan che non conosce la sua identità? Assolutamente sì. Sono tanti che mi seguono, mi fanno i complimenti, e c'è anche qualcuno che magari lavora vicino a me e non si è mai accorto che sono io. Mi hai portato le piastre balistiche? Cosa? Mi hai portato le piastre balistiche? Ma tu vai a lavorare e non ti fotti la roba, ma è inutile presentarsi al lavoro proprio. Ma tu qua ti rubi i microfoni e te li porti a casa? Sì. Sì. No, io se sta qua non te l'hai rubata. Allora, noi no, il discorso non è, te l'hai rubata, qua è roba già mia. Io vado in giro, rubo le cose e le porto qua. Ringraziamo, ma quella è già mia, quindi. Ringraziamo Rod che nel senza saperlo ci ha fornito questo microfono. È un regalo a sorpresa per loro. Oh, datemela a me. Parare pare prima. Allora, prima di volere il Rod. Vai, ragazzi, freestyle lo vinci il Rod. Se avete qualche domanda, prima che siamo in chiusura, abbiamo 5 minuti. Altro non abbiamo mai terminato la registrazione dalla. No, okay. Vi lasciamo qua 5 minuti da solo. Il buon Sbiro qualunque con voi. Ditegli quello che volete, lui risponderà a quello che volete. Ve lo lasciamo qua e noi andiamo a farci un giro. Legge ad alta voce le domande. Sì, non sono il tipo che streama, quindi non sono molto mio agio, ve lo dico. È facile, legge ad alta voce e rispondi ad alta voce. Aspetta che metto lo zoomones. Metti a fuoco poi. Sì, è tutto a fuoco. Vai. Vabbè, fate qualche domanda, vedo di come posso rispondervi. Ti escono le domande? Per il momento non arrivano. Allora, raga, aspettate, metto, ecco. Aspetta, silenzio assordante. Che grado hai? Ho risposto prima, non posso dirlo purtroppo, ragazzi. 5 volumi. Allora, se vuoi ti metto. Ma se metto quelle, esatto, di prima, quelle vecchie. Ti troverai una macchina. No, non spero di non togliermi mai la maschera, semplicemente perché poi non potrei fare appunto il mio lavoro al meglio. Quindi non vorrei mai diventare, tra virgolette, un volto conosciuto. Solo per quello. No, raga, però mica, se avete parlato un botto prima. Quando criminali quanti criminali seri incontri rispetto a tutti gli arresti? Vabbè, semplicemente, raga, i criminali seri si incontrano, poi chi più chi meno, ma comunque col lavoro che facciamo ovviamente ci troviamo molto spesso di fronte a personaggi loschi. Che musica ascolti, raga? Sempre solo rap da sempre, diciamo l'artista che mi ha spinto a iniziare questa cultura, a studiare questa cultura, diciamo, è stato Fabri Fibra, ma vi parlo di quando avevo 12-13 anni e niente, quindi poi sono cresciuto con lui, ho ascoltato di tutto e quindi comunque mi sono fatto un bel curriculum, diciamo. Che artisti ti piacciono? A parte ovviamente Fabri Fibra, apprezzo molto il 3, perché comunque è l'unico tra i tanti emergenti che, cioè no, l'unico, uno dei maggiori che, sì, perché comunque mi dissocio. È l'unico che comunque è arrivato ad avere un successo, non rappando gangsta al giorno d'oggi, è un ottimo flow e tutto. Poi Ernia, ragazzi, poi con il nuovo album ha spaccato tutto, ne ho sempre apprezzato perché comunque dà molta più importanza, secondo me, magari poi mi sbaglierò, al testo in sé per sé e non alla sonorità dello stesso. E quindi per me, quando il testo ha valore, è tanta roba. Sei d'accordo con la frase, sarai sbirro per tutta la vita? Ovvio, tutta la vita e anche oltre, si spera. Conosci mia nonna, io vado a prendere a lui. Vabbè, aspetta.
hobby potesse diventare un lavoro, lasceresti quello del poliziotto? Assolutamente no, ragazzi. Lo so che può sembrare una frase fatta, ma non lo farei mai. Anche perché non avrebbe senso manco il passamontagna a questo punto. Cioè, io non miro semplicemente a far conoscere quella che è la nostra realtà e a far capire che per fare rap non bisogna essere dei criminali. Artisti rapper napoletani, vabbè, cioè Lier spacca tutto. Pure l'Ele Blade mi piace, però li ascolto, ma non assiduamente. Mix e master li fai tu o paghi su? Pago lo studio, ragazzi, perché per quanto riguarda raga, c'è uno con i capelli verdi dietro di me, molto strano. C'è un punk dietro che... Comunque pago tutto io, perché sono una veramente una capra per quanto riguarda cose io. Ma poi è bella questa cosa dell'autoproduzione, cioè sempre cazzo, ma la Belletta non ti sponsorizza? Ma l'hai chiesto? Minchia, coglione davvero? Coglione, ma come coglione? Io, ragazzi, guarda che questo no, parlo da rapper, sono l'unico rapper che non fa vedere l'arma nonostante ma ce no, l'abbia. Ma l'arma, la Belletta fa dei bellissimi, ho capito, non mi manda niente. Ma tu non l'hai chiesto, non hai un ufficio stampa, non hai un manager, non hai niente. Non ho niente. La Belletta fa dei vestiti tecnici anche, ma fighi, magari, fighi, fighi. Ma raga, lo so, anche tu per attrezzi dici, per noi tanta ma roba. Ma vuoi che la contattiamo noi, Belletta? La mega holster. Minchia, tengo quasi tutto. Lo so, io avevo il portamanette, lo uso come portaspada, perché poi mi sono fatto la sciabola giapponese. No, io amo le armi. Pure la Belletta dei salamini sono buoni, sono d'accordo. Sì, anche... sono d'accordo. Minchia, però guarda, però la Belletta ti può dare i vestiti, ma Beretta può darti i soldi. Signor veri. Beretta può darti un porco da cavalcare e dire guarda che lì faccio la battuta, maiale sul polizia, porco amico. No, ma che brutta questa cosa molto, qua molto scontate. No, è molto americana, ma abbiamo sentito così tante, raga, non siete nulla. Però di guarda nuovo. Per me tra zecche e maiali ma le zecche chi sarebbero? Non noi, no, i politici. No, gli amici che... sono tutti zecche di merda, sì. Zecche rosse. Cos'è che facevano con la stagnolina? La stagnolina. No, allora io te lo dico, il video svolta è mockumentari, che tu andate in giro, arrestate le puttane, le portate in galera, le fate twerkare e sbocciate coi chili di droga sequestrati e la buttate per terra come fanno loro con lo champagne, loro i rapper forti, veri? Okay. Ma sei un merda. Quello è il video tot. Poi vai alle yard, ai treni, prendi writer, li prendi per l'orecchio, li porti in casa e invece mo in bianchi. Ok. Quello è il video totale. Sarebbe bello farlo... anche andare a prendere tipo uno con i capelli verdi e portarlo in casella. Poi io mi sballo con la trilina legale. Fazzoletto, trielazzo, vai. Sai che bello, quello riuscirebbe video... l'arresto degli Arcade Boys. Guarda che quello ancora, un'altra volta, stavo quello, aspettando. Se il tuo superiore ti dice famolo, lo guarda, hai vinto. Raga, oh, c'è l'amico quello che diciamo fa il mio stesso progetto. Guarda, che è portato anche in alto. Kenard The Wire, che è il tuo hater numero uno, dice quella sarebbe uno sbirro rapper sensato. Io lo so cosa vogliono loro. Vuoi fare lo sbirro? Devi essere lo sbirro vero, non lo sbirro anomalo. Devi cercare di stare simpatico a ste merde. Devi dirgli io sono lo sbirro e ti manderello rappando. Quello, però secondo me è vero. Secondo me quello avrebbe molto quello, più quello, fumi le canne, prendo le spranghe. Boh, così, fumi le canne, dietro le sbarre, chiamo le mamme. Che ritornello. Quello di fare, e loro ti dicono: vabbè, hai vinto. Però diciamo quello. Raga, quanti di voi, se lo sbirro qualunque diventasse uno sbirro cattivo qualunque, il cattivo tenente? L'hai visto quel film? Tenente. Tre giorni non esisterei più. L'hai visto quel film? L'hai visto quel lavoro. Cosa? Quel film l'hai visto? Quale? Il cattivo tenente. Cattivo tenente. Guardatelo. Penso di no. Era vecchio, ma bello. Ok. Io sarei un fan accanito. Dice Ubaldo Cannolo Caldo che se bisogna guarda, un manager c'è guarda, lui. Guarda, hai già preso 50 follower così bam. sarebbe il mio rapper preferito. Gli fai 99 schiaffi, gli fai il dissing. Fallo loro il dissing, porca puttana. Fallo loro il dissing. Sì, 99 schiaffi lo fai il dissing. Curra curra voglio. E ti manganellerò così, vai. Sapete che questa non è una cattiva idea. Domenica al G8 abbiamo sbagliato il morto. No! Zulu, merda, Zulu. Quello devi fare. Quello devi fare. Ma che cazzo? Ma lui, non io. È una brutta io persona. Mi dissocio. Una brutta io persona. Mi dissocio. Quel giorno andavi al mare e non ti succedeva niente. No, mi dissocio totalmente. Dice, questo è stato un errore. No, questo dice lui che è uno sbirro cattivo. No, l'ha detto quello con i capelli verdi. Però devi mettere gli scratch.
Sacralai non rimane. Ma va. Però mi devi mettere live. No, ok. Siete tutti stand up comedy, Griffy, Black Humor, poi piangete, mi rompete i coglioni. Volete l'America, però poi volete sempre le torte in faccia e le scorregge del bagaglino. Andate a fanculo. Bravo, vai. Sono d'accordissimo. Allora, chi va? È 55. Si è fatta la bellurina. Si è fatta la bellurina, anzi, due ore, raga, di live è andata come se fosse niente, come bersi una Monster. Data giù così. Però sì. Avecene Mag tutta la vita. Oltretutto ha fatto un bellissimo disco. Salvo, Mag, andate ad ascoltarvelo. È bellissimo. Prodotto da Frenetic e Orange. Sempre nel dissing allo Zulu hai detto pure Meg è andata da Saviano. Fatti due domande. Era così, senza la senza chiuderla. No, fatti due domande. Ti metto detto le sbarre. Ah, l'hai ripreso, ok. Esatto, puoi essere sbirro finché vuoi, ma gli scratch. Bravi. Vi siete scialati alla Games Week un botto. Grazie ragazzi per la live, grazie. Gli animali che stanno vicini ai vicini. Questa non gli animali che stanno vicini ai vicini. Sì, io faccio... Ma io sono... Allora, ti faccio l'art director, però se poi non mi vuoi ascoltare, continuo a dissare Simba. Ma io te l'ho anche detto. Cazzo ti devo dire? Contattiamo noi Beretta. Poi così pigliamo anche noi qualcosa. Comunque minchia, le piastre mi servono. Prenderei e ti facciamo da director. Ti facciamo di lo sbirro cattivo brutto. Lo sbirro bastardo. Lo sbirro bastardo. Altro che uno sbirro qualunque. No, no, è proprio quello. È quello che ti manganella quando sbagli. Esatto. E io sono. No, cazzo. Io sono più d'accordo che se tu sbagli ti prendi le manganellate. Perché poi è lo stesso che dice sbirro bastardo. Usi manganello sempre. Sei uno di cazzo. Dillo a me. Sì. One two, manganello in caucciù, vaffanculo. Scrivere un pezzo di me. E vai a Sanremo giovani, vaffanculo. Minchia, stai chiamando. Sdoganiamo anche lì. Adesso con la Meloni, minchia, il primo che paga. Allora, senti, l'ultima domanda. Quanto è stato importante per lo sdoganare il Maranza? TikTok e quei reel ricaricati anche da gente che conosciamo bene parecchio, su YouTube, raga, proprio parecchio. Ma no, perché ti faccio questa domanda? Perché la gente dice che non hanno fatto niente di male nei ricaricamenti e nella ripubblicazione di determinate azioni violente. Aspetta, rifammi la domanda. Faccio la domanda. Allora, il fenomeno Maranza è un fenomeno che è uscito, anche se c'è sempre stato, ma più violento negli ultimi tre anni. Quanto è stato importante per la diffusione e l'idea di questo tipo di movimento, la condivisione tramite YouTube, e soprattutto di freebooter che ripubblicano quelle cose? Raga, come vi ho detto, cioè noi abbiamo proprio visto noi sulla nostra pelle, in mezzo alla strada, un aumento proprio di ragazzini che rispetto zero, ma non per noi, cioè no, dovrebbero averlo per la divisa che ti rappresenta la patria in cui tu vivi, che comunque vuoi o non vuoi ti fa mangiare. Però però in generale è un rispetto comunque per il prossimo, cioè che tu mi vai a rompere le vetrine di negozi perché stai manifestando contro il Covid, perché non so se vi ricordate. Sì. Vetrina di merda, è tutta colpa tua. Prossimo, questo non si trova, però è stato un aumento che c'è stato anche in base a quell'evolversi dei Maranza, cioè poi ti ripeto rispetto zero né per gli anziani né per chi potrebbe essere il padre né per chi, per i ragazzi bullismo a gogo, né per le istituzioni, c'è stato proprio un aumento gratuito, di violenza gratuito. E zero rispetto proprio. Ma tu quando ci sono stati quelle manifestazioni a Roma e a Napoli, adesso non so dove sei, dove lavori, quelle manifestazioni in quest'anno del Covid dove davano fuoco ai balconi, hai partecipato a così qualcosa? Non cantano più. No, non posso, non puoi dire niente, no, ok. Vabbè raga, grazie per essere stati con noi, grazie a uno sbirro qualunque per essere venuto da giù, da Napoli, magari adesso è a Bologna da giù a fare una retata. Qualcuno dice da Milano. Io ho detto, ma siete di Milano? Sento l'accento campano, sarà di Milano. Vabbè, comunque, in ogni caso, grazie mille per esserti fatto lo sbattimento. Noi è stato grazie un bellissimo incontro, nonostante ancora io sia sempre lì che dico, ma questo non cambierà mai. È cambiato dal no a Sì, no, però è sempre lì. Però ti dico, quando vuoi.
Raga, a me ha fatto super piacere. Comunque, finché si chiacchiera in maniera tranquilla e non si hanno dei paraocchi, per me, figurati. Non ci possono avere paraocchi quando si parla di umanità. In un'altra intervista che abbiamo fatto insieme, qualcuno li aveva. Quindi, vabbè, sì. Dai, ma quella è colorata. È colorata la. No, 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 sbagliato. Vabbè, è colorato la sua linguaggio. Non siamo noi. È colorato, no, è colorato il suo linguaggio. Aura è mio fratello. Fascello nero. Però ha una visione che io radicale. Radicale, ma io penso che l'avresti compresa anche tu se fossi stato e avessi avuto la sua vita. Ma non possiamo, scusare. Non empatizzi, cazzo. Non è che non empatizzo, raga. Io sono amico di gente che viene dalla strada, che ne è uscita, e magari qualcuno che io non so, ci può stare ancora dentro. Però se vogliamo dire che chi delinque è solo perché viene dalla fame, stiamo dando una scusante. Non è quello. Così. No, assolutamente. Ci sta chi viene dalla fame, che magari ha più difficoltà. Io però ti dico, da ex ladro, c'è più dignità a rubare che a chiedere l'elemosina. Guarda, piuttosto rischio. No, non è chiedere l'elemosina, vai a fare altri lavori che magari lo come dici tu, sono sottopagati, però ti fai il mazzo e quello che prendi vale il doppio. Io facevo un lavoro sottopagato, andavo anche a rubare. Però, quindi volevi arrotondare, era un più da parte tua. No, non era un più, era un più per andare a meno comunque. Esatto. Però ti dico, io capisco il ladro, da ex ladro ti dico, c'è più dignità che lo so, a me basta che mi arriva un aiuto, io allora, sono contento. Non sto dicendo è giusto rubare, sto dicendo che io ti dico che tra ladro e l'accattone preferisco il ladro. No, ma una cosa è poi è rubare per mangiare effettivamente. Quanti casi sono successi di quello che è rubato magari da mangiare il poliziotto, no, o gli è intervenuto a pagare? Dipende anche dove rubi, a chi rubi. Io non facevo le rapine alle vecchie. Sì. Ah. No, ma a parte quello, una cosa è per mangiare, una cosa è per fare la vita che non puoi fare, che non puoi permettere. È ben diverso. Non si scusa in nessun caso. No, però è diverso. È diverso. Io dormivo per terra nel suo negozio quando rubavo. Non è che giravo col Porsche e rubavo perché non mi bastavano i soldi per la puttana. Io sono stato anch'io senza soldi, nonostante potevo permettermi, mia mamma e mio padre magari dicevano: dai, ti aiutiamo. Certo. Io sono andato a lavorare con mio amico che è alla fabbrica, mi sono fatto il mazzo tanto e io pigliavo soldi da mio amico. Cioè, per farti capire, non ho vergogna a dirlo, anzi, cioè, se poi mi sono tolto determinati sfizi, se sono riuscito anche a permettermi cose, io lo devo al mio amico. Infatti, posto. Ebbene, ragazzi, con questo bellissimo messaggio di speranza su tutta la polizia che cambierà in futuro e non avremo più paura di chiamare e soprattutto non avremo più questo distacco tra una fazione e l'altra, perché non esistono fazioni ma esistono solo persone. Sì. Io vi saluto e vi ringrazio tutti quanti. Se hai visto questo video e ti è piaciuto, ti sei fatto due ghigne, ma hai anche pensato, metti like e pensa anche di iscriverti al canale. Coglione. Anche dello sbiro qualunque, mi raccomando. Anche al bravo. Suo, anche e al seguite suo. Anche l'evoluzione di questo ragazzo che potrà diventare bene o potrà diventare merda. Deciderà lui. Deciderà lui. Se ha voglia di continuare a fare le cose per bene. Ovvio, eh? Magari ovvio. Mettiamo degli scratch. Magari. Vedremo, dai. Ciao. Vedremo, sta cosa mi sta sul cazzo. Ciao.